Segnali musicali e notizie nella notte. Un programma ideato e condotto da Rudy Siri e Stefania Nicoletti. Buonasera, buonasera a tutti quanti e bentornati, bentornati qui su Forme d'Onda. Siamo felici di ritrovarvi. Buonasera, come sempre, da Rudy Siri e da Stefania Nicoletti. Buonasera a tutti. Allora, eccoci qui tornati e siamo veramente felici, insomma, di riaprire la stagione insieme a un nostro carissimo grande ospite e anche direi proprio collaboratore, insomma, perché tale è stato la scorsa stagione, Gigi Moncalvo, che salutiamo. Ciao Gigi. Buonasera, buonasera a tutti, bentrovati. Allora, Stefania, lascio a te una parola introduttiva, vai. Eh sì, questo ritorno inaspettato e graditissimo da parte non solo nostra ma anche di tanti nostri ascoltatori che hanno continuato anche per tutti questi mesi a chiederci ma perché non c'è Gigi Moncalvo, ma che fine ha fatto Gigi Moncalvo e quando torna Gigi Moncalvo. E finalmente è tornato. Noi veramente siamo molto contenti perché, diciamo, sono stati dei mesi difficili, dei mesi in cui penso un po' tutti noi abbiamo provato e proviamo ancora dello sconforto per la situazione che stiamo vivendo e quindi, insomma, si rischia di farsi prendere un po' troppo a volte da questo sconforto, da questa negatività nel vedere come vanno le cose, nel vedere anche lo stato dell'informazione, soprattutto, almeno per quanto mi riguarda, penso che sia la stessa cosa anche per Gigi. Però ieri è arrivata questa grande notizia, appunto, di Gigi, che ha deciso di ritornare da noi e ha detto che gli è anche tornata la voglia di combattere, giusto Gigi? Certo, è il momento di combattere, per tutti devono farsi ritornare la voglia di combattere, altrimenti ci schiacciano con troppa facilità, se non trovano neanche un minimo di resistenza ci schiacciano proprio con lo scarpone questi, non stanno mica a guardare tanto per il sottile. Io adesso non ricordo neanche bene più a che punto, diciamo, della storia ci eravamo lasciati. Però diciamo, insomma, questa sera saremo veramente a ruota libera
Per cui ecco, insomma, attendiamo anche da voi insomma, qualche domanda tramite sia la chat di Spreaker per chi ha l'applicazione, per chi lo sente dal cellulare, insomma, o da tablet, oppure insomma anche attraverso Facebook, insomma, la nostra pagina Facebook. Quindi, se volete, potete tranquillamente fare delle domande, insomma, e noi saremo molto felici, insomma, di girarle a Gigi. Adesso io non so, andiamo veramente a ruota libera, per cui non so se Stefania si era riuscita, diciamo, in questo pochissimo tempo, insomma, a farsi una scaletta, ma d'altronde vai Gigi. Ho subito un argomento, se voi siete d'accordo. Perfetto. Partirei da questa storia di Nizza, che è molto importante e molto grave. Allora, esatto. Ma è molto importante perché noi abbiamo un caso di silenzio stampa, tanto per citare la rubrica che abbiamo fatto fino a qualche mese fa, clamoroso, vale a dire, abbiamo tre fedeli uccisi, sgozzati, con la gola tagliata all'interno di una chiesa cattolica, Notre Dame a Nizza, se si trovavano lì evidentemente erano cattolici, e abbiamo una persona che non ha ancora detto una parola a favore di queste persone uccise, in solidarietà di queste persone uccise. Non l'ha detta forse perché non vuole esecrare l'assassino e gli assassini. Il Papa, avete presente il Santo Padre? Vi risulta che, dato che lui usa molto i social media, scrive, fa interviste, twitta, telefona a casa, vi risulta una sua dichiarazione, magari fatta attraverso il nunzio apostolico a Parigi, che è l'ambasciatore della Santa Sede in Francia, vi risulta una dichiarazione del Vaticano e delle massime autorità vaticane in cui condannano questo episodio, in cui difendono tre fedeli cristiani che sono all'interno di una chiesa probabilmente a pregare e che qui viene tagliata la gola? Non so se ci rendiamo conto di quello che è accaduto oggi in Francia, vale a dire siamo di fronte a un salto di qualità. Ci sono stati, in realtà ce ne sono stati tre di attentati oggi, diciamola anche questa cosa, perché sì, è cominciata una nuova fase, è cominciata la fase che anziché il giubbotto esplosivo del kamikaze, il quale ci lascia la vita, abbiamo delle persone che usano le lame, usano i coltelli, tagliano le gole, decapitano, come è avvenuto con il professore a Parigi. Ma quello che è più preoccupante dal mio punto di vista, oltre al fatto in sé, è che il capo della Chiesa Cattolica non abbia alzato un ditino per dire una parola per condannare questo episodio. E ce n'è un'altra cosa che riguarda la ministra dell'Interno Lamorgese. Voi direte: cosa c'entra? C'entra perché l'attentatore tunisino Ouissaoui è risultato dalla gendarmerie francese, dai servizi francesi, che era approdato a Lampedusa il 20 settembre, quindi un mese prima di fare questa sua impresa eroica dal suo tremendo e folle punto di vista. Quindi è arrivato in Italia, è sbarcato a Lampedusa, lo hanno messo in quarantena perché temevano di avere il virus, e poi è arrivato a Bari l'8 di ottobre in uno dei famosi centri. Da lì la fuga, questi centri che dovrebbero essere chiusi, sorvegliati, la fuga in Francia. Dalla Morgese dirà che c'era stato l'ordine di espulsione, oppure che lui non ha ottemperato all'espulsione. Ma questo qui come è stato fatto scendere sul suolo italiano? Come perseguitato politico? Come rifugiato? Come profugo? Ecco, adesso verrebbe da dire finalmente anche la Francia apre gli occhi. Spero che l'Europa capisca che cosa vuol dire avere un paese debole come il nostro, che è la porta aperta, senza nessuno che la chiuda
o che giri la chiave, la porta aperta per tutti coloro che vogliono venire a delinquere. Finora chi lo diceva passava per razzista, e poverini, e sono profughi, e sono perseguitati politici, e ne passano di tutti i colori, e qui e là. Allora, qui abbiamo la prova del percorso che viene fatto, Africa, Lampedusa, quindi in questo caso anzi Tunisia, abbiamo addirittura Tunisia. Noi con la Tunisia, se non sbaglio, abbiamo un accordo. Io ricordo ancora quando era ministro dell'interno Maroni, il famigerato Maroni, che tornò dalla Tunisia dicendo che aveva un accordo sui rimpatri. Guardate qui che bella cosa, dalla Tunisia poi è più semplice che dalla Libia arrivare a Lampedusa, c'è meno braccio di mare, non c'è tutta quella questione delle motovedette e dei guardiacoste libici che sono al servizio di una cosca o dell'altra. Quindi qui abbiamo la prova evidente di quello che è il nostro paese. È il Grand Hotel, l'albergo con la porta aperta neanche girevole, che fa entrare chiunque, che può andare a fare qualunque cosa, e in questo caso c'è la tracciabilità, non del virus, non c'è la app Immuni, altro bidone che non funziona e che non serve a niente. Questa è un'altra delle grandi misure di questo paese, che nel 2020 non riesce neanche a far funzionare una app, e poi parlano di banda larga, di connessioni, di scuole che vengono collegate coi computer. Qui abbiamo l'arrivo del tunisino, arriva a Lampedusa, si fa 2 settimane di quarantena a spese nostre, poi viene trasferito a Bari dopo questi 40 giorni. Attenzione, bisogna anche fare un discorso. Allora, lui arriva il 20 settembre, giusto? Settembre cosa aveva? 31 giorni? Quindi erano 30 giorni. Allora è stato tenuto 10 giorni, poi arriva a Bari l'8 ottobre, 18 giorni. No, qui la quarantena gliel'hanno fatta fare, almeno queste 2 settimane le ha fatte. Quindi finisce la quarantena, dopo che finisce la quarantena lo tengono lì ancora 4 giorni, poi lo mandano a Bari dove arriva l'8 ottobre, e oggi avete visto che lui tranquillamente è arrivato in Francia. Adesso vediamo un po' come ha fatto ad arrivare in Francia, perché i francesi ci stanno molto attenti alle loro frontiere, quindi bisogna vedere se è passato da Ventimiglia, se ci è arrivato in un altro modo, magari attraverso la Corsica, non lo so, ma non credo, perché dalle isole è molto più difficile, anche perché alle isole sbarchi in un porto e lì i controlli ci sono. Comunque sia, questo ne ha fatti fuori 3 nella cattedrale di Notre Dame a Nizza. Ci sono stati altri attentati. L'altro giorno gli è stata tagliata la gola quel professore. Ecco, qui siamo di fronte a questo. Il Papa, dov'è il Papa? Questa volta è in grave difficoltà, perché contrariamente alle sue opinioni dovrebbe dire delle cose contro questo attentatore, e dovrebbe anche proteggere il suo gregge, no? Perché tutti coloro che fanno parte della Chiesa Cattolica, che sono dentro una Chiesa Cattolica, io avevo sempre pensato sulla inviolabilità della Chiesa, che dentro la Chiesa non si ruba, non si uccide, non ci sono la Chiesa è un posto inviolabile. Vi ricordate ai tempi del caso Moro, quando si diceva che per nasconderlo nelle prime ore dopo il sequestro l'avevano portato in una chiesa, in maniera che non fosse possibile perquisire la chiesa, perché la chiesa è un luogo sacro. Ecco, qui abbiamo dentro la chiesa che succede questo, e abbiamo il capo della Chiesa Cattolica che non parla, tace, è in silenzio, muto, stavolta non dice niente, stavolta non interviene, stavolta non... cosa aspettiamo, che si affacci domenica, ci mette 4 giorni da qui a domenica, giovedì, venerdì, sabato e domenica, prima di dire 2 parole di circostanza? Ma non lo so io in quale tipo di mondo viviamo. Comunque sono molto sorpreso, sono basito, come si suol dire, dal silenzio sospetto del Santo Padre. Per chi tiene questo Papa,
per l'attentatore, poverino, extracomunitario, immigrato, sbarcato, o tiene per i cattolici sgozzati con la gola tagliata dentro una chiesa? Non lo so, è una domanda, quindi ci saranno poi delle risposte, eccetera. Ecco, questo qui mi sembra che sia il primo grosso tema della giornata, al di là dei virologi che commentano, al di là di tutti gli esperti che passano in televisione, al di là di tutto quello che si è creato e che si è determinato nel nostro stato d'animo, questa sensazione di paura di un nemico invisibile. Questi non sono nemici che girano col coltello, qui abbiamo un nemico invisibile e imbattibile, a quanto sembra, è un nemico che entra dentro di noi, che chissà quale tipo di errore commettiamo, che cosa tocchiamo, che cosa sbagliamo, che cosa respiriamo, che cosa abbiamo fatto, chi abbiamo visto, quanto siamo stati senza la mascherina, non lo so, è un nemico invisibile, tremendo, che colpisce ovunque, in qualunque tipo di paese, colpisce anche nei paradisi fiscali, anche nel Liechtenstein colpisce anche le isole Cayman, colpisce anche i Caraibi, colpisce dappertutto. Crea un terrore, un panico interno, un cambio della nostra vita, che è la cosa più tremenda, perché è quella che ci colpisce di più, che ci fa temere di più, che ci fa avere più paura dei nostri cari. Adesso avete visto che hanno spostato, perché qui adesso si gira a spostare i focolai, cioè prima il focolaio erano le movide, poi i focolai erano il billionaire, poi il focolaio, adesso il focolaio ci hanno detto che è in casa nostra, sono i nostri familiari, potrebbero essere i nostri amici che noi imprudentemente facciamo entrare in casa. Non ci hanno mai detto che il nemico può essere il telefonino che tocchiamo continuamente ed è molto più sporco di quanto possiamo immaginare. Può essere il carrello del supermercato, la barra con cui spingiamo il carrello dove ci mettono le mani in molto. Può essere una persona che ci saluta o che ci viene vicino e che riusciamo a riconoscere nonostante la mascherina. E qui è una cosa talmente allucinante, talmente incredibile, nessuno di noi avrebbe potuto immaginare che la nostra vita sarebbe cambiata in questo modo, nessuno di voi sa neanche immaginare che cosa accadrà domani, che cosa accadrà tra una settimana, che cosa accadrà a Natale. Cioè, noi stiamo qui a pensare, ma lo metteranno o non lo metteranno il lockdown? Noi il lockdown ce l'abbiamo già nelle nostre menti, nel nostro cervello, nella nostra vita. Non c'è assolutamente dubbio. Guarda Gigi, mi è arrivato adesso proprio, tanto per aggiornarvi ed aggiornarti, mi è arrivato adesso una comunicazione che dice che comunque il Papa ha fatto un tweet in francese, ha fatto un tweet francese. Me l'hanno anche mandato tradotto, dice: sono vicino alla comunità cattolica di Nizza in lutto per l'attentato che ha seminato la morte in un luogo di preghiera e consolazione. Prego per le vite. Ce l'abbiamo l'ora che allora, aspetta. Quanto tempo dopo rispetto al fatto? Allora, vediamo un attimo se da questo screen che mi hanno mandato. Allora, l'ha mandato il 29 ottobre 2020 all'1:30 p.m., quindi all'1:30 pomeriggio. Sì. Perfetto. Okay. Allora, il Papa è in regola. Poi alla fine cosa diceva? Prego per le vittime, per le loro famiglie, per l'amato popolo francese, affinché possano reagire al male con il bene. Ha condiviso il Twitter il 29 ottobre, Papa Francesco, a poche ore dall'attacco con il coltello nella Basilica di Notre Dame. Vabbè, insomma, questo è il testo. Sugli aggressori, anzi sugli assassini, non dice nulla, vero? No. Sono solamente... Il mondo dice mica...
dice mica di porgere l'altra guancia, anzi di porgere l'altra carotide. No, non so, dice, no, no. Mi raccomando, francesi, secondo quanto dice il Vangelo, porgete l'altra guancia, anzi meglio l'altra carotide, così almeno siamo più sicuri che vanno via due giugulari. Così facciamo destra, prima. Così facciamo, così facciamo prima. Prima con la giugulare di destra e poi con la giugulare. Però, di destra. Ecco, io adesso... Vabbè. Volevo comunque farti un attimo una domanda, mi viene in mente un attimo, perché c'è anche questa situazione così tesa con Erdogan, con la Turchia, non è una situazione molto semplice, e a me questa storia di questi lockdown che stanno comunque cercando di fare, cioè di fatto Macron l'ha già fatto il lockdown in casa sua, a me oggi pomeriggio è arrivata anche la traduzione delle misure prese, insomma, in Francia, quindi lui in realtà l'avrebbe già deciso. Si vocifera della Merkel e io sentivo anche delle voci intorno al 2 di novembre per quello che riguarda l'Italia. Io non so se tu ne sai qualcosa o se vuoi fare qualche commento a proposito, insomma, perché... Ma non si sa se sarà questo lunedì, cioè il 2, o se sarà il 9. A questo punto è molto più probabile che sia il 2, perché a noi manca un dato fondamentale che loro sanno, a noi manca il dato fondamentale su quali sono i numeri veri, su qual è la verità su questi dati e su questi numeri, quindi loro possono anche dare dei dati in crescita, sia che lo siano sia che non lo siano, e quindi in questo modo decretare con il famoso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di decretare il lockdown, quindi siamo dicendo noi l'avremmo voluto fare il lunedì 9, invece lo facciamo lunedì 2, cioè noi siamo ciechi, potrebbero anche farlo domani mattina, non siamo in grado di dire. Il punto è che noi abbiamo un problema grosso in questo paese, vale a dire abbiamo una magistratura che non interviene, perché è chiaro che questo paese ha un vuoto di potere gigantesco, un vuoto di democrazia, ma ci sono alcuni che hanno invece un potere immenso al di là delle regole e delle deleghe. Vi faccio un esempio. Avete presente quando la Procura della Repubblica ha fatto sequestrare recentemente tutto il dossier alla Regione Lombardia che riguarda la vicenda di Codogno, no? il primo caso di focolaio. Sì. Ebbene, io vorrei che con la stessa decisione e sulla base dei loro poteri che ce l'hanno i magistrati, qualcuno facesse perquisire Palazzo Chigi e sequestrasse tutta la documentazione riguardante dal marzo scorso fino a oggi, anzi prima del marzo scorso, le famose vicende di dicembre che si sapeva già, sapeva già, eccetera, tutta la documentazione. Vi spiego perché dico questo, perché mi ha colpito una cosa l'altra sera nella riunione dei capigruppo della maggioranza. È chiaro che quel summit politico era molto importante perché c'erano i capogruppi alla Camera e al Senato dei partiti di governo, quindi era una riunione che all'ordine del giorno, anche se non era un ordine del giorno scritto, aveva questo punto: vogliamo conoscere la verità, vogliamo sapere dal Presidente del Consiglio, sulla base delle informazioni che egli ha e che gli danno, e speriamo anche chieda, quando intende fare il lockdown, qual è la vera situazione sanitaria del Paese dal punto di vista del Covid e per quanto tempo egli intende, secondo le informazioni che gli danno i tecnici del Comitato Tecnico Scientifico, il famoso CTS, per quanto tempo questo lockdown durerà. Quindi c'è una responsabilità politica e ci sono dei partiti che, nonostante il casino che c'è nei partiti, hanno della gente seria che dice: qui ragazzi, guardate che stiamo gestendo un'emergenza gigantesca, e quindi ci riterranno responsabili
se noi sbagliamo o prendiamo delle decisioni sbagliate. Beh, all'interno di questa riunione importante dei capigruppo di governo si è alzata una persona, non facciamo il nome, lo facciamo dopo, perché se diciamo il nome di questa persona che è capogruppo di un partito importante succede subito, dice no, vediamo quello che ha detto questa persona, poi diciamo il nome. Questa persona a un certo punto all'inizio ha detto: io desidero che tutto quello che noi diciamo in questa riunione venga verbalizzato, vale a dire che ci sia scritto nero su bianco, in maniera che se succede qualche disastro nessuno possa dire io l'avevo detto, io non l'avevo detto, è colpa sua, io vi avevo avvertito. Verbalizziamo in maniera che in caso di imprevisti, di cose folli che possano accadere, ognuno si prenda le proprie responsabilità e si prende soprattutto la responsabilità di decisioni che riguardano cose molto importanti, molto pregnanti, molto delicate, che sono la vita di 56-58 milioni di abitanti, quanti siamo, compresi i bambini, compresi anziani, compresi donne, eccetera. Bene, questa persona, io non so che cosa gli abbiano risposto poi, ma se una persona, quindi un parlamentare, che è responsabile di un gruppo parlamentare, che con i voti di quel gruppo parlamentare contribuisce a tenere in piedi il governo, chiede di verbalizzare, questo significa due cose: che siamo di fronte a una situazione in cui c'è qualcuno che sta facendo dei giochi sporchi, perché se un politico chiede di verbalizzare vuol dire che gli hanno raccontato delle balle, e se hanno raccontato delle balle a un capogruppo parlamentare vuol dire che a maggior ragione le hanno raccontate poi ai cittadini di questo paese. Secondo, se ha chiesto di verbalizzare vuol dire che fino ad oggi nessuno ha verbalizzato, ma nessuno ha verbalizzato non in quelle riunioni che possono essere anche considerate extraparlamentari, nel senso che avvengono al di fuori del Parlamento, ci sono sì dei membri del Parlamento ma non sono riunioni istituzionali. Ma proprio per questo io chiedo alla magistratura di sequestrare tutto quello che c'è a Palazzo Chigi riguardante il Covid, di sequestrare tutto quello che c'è al Comitato Tecnico Scientifico riguardante il Covid, di sequestrare tutte le mail di corrispondenza, dato che in questo paese nessuno evita di scrivere perché vogliono tutti pararsi il culo, e quindi immediatamente mandano la mail, fanno la circolare, fanno il decreto. Ebbene, ci deve essere tutto l'archivio completo di quegli elementi che hanno portato il Presidente del Consiglio a prendere certe decisioni. E se per caso gli elementi per prendere certe decisioni non c'erano, o erano del tutto diversi, o andava in una direzione diversa, allora a quel punto deve succedere qualche cosa di molto serio, vale a dire bisogna che ci siano delle denunce, bisogna che ci siano dei processi, non solo in Parlamento, e chi ha sbagliato paghi. Perché? Perché se per caso hanno fatto il lockdown l'altra volta troppo tardi, se per caso hanno sottovalutato le segnalazioni che arrivavano dall'Organizzazione Mondiale della Sanità o dai virologi, se per caso hanno fatto finta di non aver letto un documento anziché un altro con tutti i consulenti e tutti i comitati che hanno, se per caso si sono accorti che Arcuri non ha fatto il suo dovere, e ci vuole poco per accorgersi se l'ha fatto o non l'ha fatto, bisogna che qualcuno intervenga e che qualcuno paghi, perché non ci vogliono tante cose per capire che è vero che l'Italia ha venduto le mascherine alla Cina mentre noi stavamo cominciando il lockdown, e bisogna che qualcuno accerti se questi famosi ventilatori sono stati acquistati, e sono stati acquistati a un prezzo pazzesco rispetto a quello che è il prezzo normale, e qualcuno ci ha rubato. Le vicende come quelle della Pivetti dimostrano che, come sempre in questo paese, quando ci sono le emergenze, si tratti di alluvioni, si tratti di terremoti, si tratti di maltempo, ma soprattutto si tratti di una cosa tremenda come questa, che non riguarda
una regione, un luogo dove c'è stato un fiume che è straripato, una città che è stata devastata da un uragano, eccetera, ma riguardano tutto il paese, ogni angolo del paese, tutti gli abitanti di questo paese, beh, quello che stupisce è che ogni volta che ci sono queste emergenze ci siano un certo numero di persone che ci guadagnano. Perché a me non sarebbe mai venuta in mente, appena scoppiato il Covid, di aprire una società fasulla in Polonia per far arrivare delle mascherine non in regola, come ha fatto la signora Pivetti, ex presidente leghista della Camera, e farle arrivare in Italia mettendole in commercio e poi dicendo che non ne sapeva niente, che si è sbagliata, che qui e che là. Quindi gli arcuri, i respiratori, i ventilatori e tutto il resto ce lo devono spiegare, perché è preoccupante che ci sia ma anche la storia delle mascherine alla Fiat, insomma, non è poco. Mascherine alla Fiat, c'hai un paese dove la più grande industria del paese se n'è andata. Non ha pagato le tasse per anni, anzi ha incassato dei soldi con la mano destra. Quando il momento si sposta in Olanda, allora fermi lì, si sposta in Olanda, non solo, ma quando arriva il Covid, questi chiedono e ottengono nel giro di 48 ore 6,8, vi ricordate, no? La cifra di quello che hanno preso di aiuti, ok? E lo Stato gliel'ha dati, e lo sapete cosa è successo poi pochi giorni dopo aver ricevuto questi soldi, no? Che sono arrivate le circolari in tutti gli stabilimenti ex FCA, quindi Melfi, Pomigliano d'Arco, tutti quelli dove ancora c'era qualche linea aperta, sono arrivate le lettere che dicevano che da quel momento le linee andavano fermate perché bisognava sostituirle con le matrici, con i macchinari, con i robot francesi, perché chiaramente dopo la fusione con i francesi a Pomigliano d'Arco non producono più delle vetture vendute col marchio FCA, ma producono delle vetture marchiate Citroën o altro. Attenti che non è finita. Che cosa voleva dire questo, a parte la perdita dei posti di lavoro in Italia? Perché intanto cambi le matrici, poi dici, ma perché dobbiamo andare a fare una linea di Citroën a Pomigliano d'Arco? Facciamola in Francia, rinforziamo quella in Polonia, facciamo quella in Serbia, dove già questi centri costruiscono la 500, facendo credere che è il made in Italy la 500. La 500 è fatta in Serbia. Bene, cosa è successo dopo aver creato questa perdita di posti di lavoro e intanto con la mano destra si sono incassati 6,8 miliardi per il Covid? È successo che naturalmente, cambiando le matrici e i prodotti delle linee di montaggio e le linee di produzione, tutto l'indotto, cioè quelle piccole aziende da 100-200 operai che danno da lavorare e da mangiare a 100-200 famiglie, che producono chi lo specchietto retrovisore, chi il volante di plastica, chi il cruscotto, chi il tachimetro, chi il pomello della leva del cambio, chi il tergicristallo, chi il gommino del tergicristallo, chi le luci posteriori, chi le frecce e chi tutte queste cose qua. L'indotto naturalmente non può in brevissimo tempo cambiare la sua produzione. Quindi se io faccio i tergicristalli per la Panda non possono andare bene per il modello da Citroën che mi impongono i nuovi padroni di FCA di costruire. Quindi chiusura anche dell'indotto, altra gente per strada. Attenti! E che cosa fa la Fiat oltre a beccarsi 6,8, anzi la FCA, oltre a beccarsi, anzi no, adesso c'hanno tutto quel nome, Stellantis, come si chiama, cosa fa oltre ad aver preso i 6,8 miliardi in Italia per fare queste cose? Cosa fa oltre ad aver cambiato le matrici e cambiato le linee a favore dei modelli francesi? Che cosa fa oltre a chiudere l'indotto? Ottiene dallo Stato una commessa, questo Stato che è appecoronato di fronte a questi poteri, ottiene una commessa prima
per produrre 100 milioni di mascherine, che poi a causa dell'esplosione del coronavirus sono saliti a 200 milioni di mascherine. E quindi noi abbiamo a Mirafiori degli operai famosi per la loro capacità di battilamiera, chiamiamo così, anche se la tecnologia è cambiata, del reparto verniciature, di aver imparato questi nuovi sistemi di produzione dove il robot è la parte fondamentale, l'uomo è soltanto quello che va a controllare se il robot ha fatto il lavoro giusto. Tutti costoro sono stati messi, quei pochi fortunati che non avevano ancora perso il lavoro, perché a Mirafiori si lavora con una cassa integrazione semestrale, cioè io lavoro 3 giorni in 6 mesi. Che cosa sono stati messi a fare? Sono stati messi a fare le mascherine, sono stati messi a cucire o imparare a usare le cucitrici per fare le mascherine, le piegoline della mascherina, quella chirurgica, le due fettuccine che vanno dietro l'orecchio per fare l'orecchio. Ecco, quindi Fiat ha sposato dall'estero, ha fatto delle pernacchie al governo italiano, ha chiesto e ottenuto in breve i soldi. Se voi avete un'attività, siete una partita IVA, state aspettando ancora adesso da 6 mesi, loro li hanno ottenuti in 48 ore, hanno preso questi soldi, hanno ridotto la produzione degli stabilimenti, hanno aumentato la produzione di modelli francesi, e questo vuol dire che questi stabilimenti in Italia chiuderanno, hanno ucciso l'indotto, non solo nella zona di Torino ma anche nelle zone vicine a quegli stabilimenti, e che cosa hanno fatto in cambio? Si sono ottenuti dallo Stato oltre 6,8 miliardi di euro, anche la fornitura prima di 100 e poi di 200 milioni di mascherine. Ecco, questa qui è l'emblema di questo paese. L'emblema. Voi direte, Calvo, ce l'hai con la Fiat, tu hai scritto i libri su Agnelli e te li hanno fatti sparire dalla libreria. No, è un discorso generale. Io vorrei che si svegliasse questo paese. Beh, ma non togliamoci, non togliamoci poi il battaggio pubblicitario che si fa con questa storia delle mascherine su Repubblica e su Corriere della Sera, che sono praticamente poi i loro. Oltre alla cosa pubblicitaria c'è una vera e propria manipolazione dell'informazione. Questi hanno in mano praticamente tutta l'informazione mainstream per quanto riguarda la stampa. Quindi noi abbiamo fatto proprio con te l'anno scorso. Ma anche TV7 Gigi, attraverso Rai. La puntata su. Anche TV7. Scusa. Dicevo Stefania, anche TV7 attraverso Cairo sono tutti legati. Vai, continua. Ah, la serie, sì. Sì. E certo, ma è tutta la banda della Magliana del giornalismo italiano. Allora, spiegatemi voi se c'è un'autorità che... Dunque, innanzitutto, come sono gli editori italiani, voi lo potete vedere da un mese circa, da quando è uscito il nuovo giornale di De Benedetti. No, questo qui, allora, per anni ha avuto in mano Repubblica, ha avuto in mano L'Espresso, ha avuto in mano tutti i giornali locali, una rete di giornali in ogni regione, e uno dice, cavolo, questo sì che è un editore. Poi quando questo qui lo si vede alla prova con questo quotidiano Domani, che è una delle creature più brutte che siano state generate da mente umana, non solo giornalistica, da mente umana, solo una capra poteva ideare un giornale del genere. Io non so se l'avete mai preso in mano, ma state attenti perché è pericoloso perché è una roba che non si può concepire uno che nel 2020 fa un giornale del genere con la gente abituata a leggere 20 righe, un tweet. Se c'hai una schermata del telefonino che è doppia, già fai fatica a leggerla perché dici, oh, un WhatsApp di 2 pagine, ma scherziamo. Questo ti fanno delle articolesse, delle chilometriche sparate di seghe mentali. È un seghificio, quel Domani è una esercitazione onanistica.
Io me li vedo questi giornalisti davanti allo specchio che si leggono ad alta voce il loro articolo e alla fine dicono: che bello, che articolo. E uno dice: ma come, l'ingegner De Benedetti, dopo aver fatto per anni e anni l'editore di importanti giornali, è capace di mettere insieme una roba del genere? Ma questi sono matti tutti, e ti dicono anche che loro poi non puntano sul prodotto cartaceo, ma sul prodotto internet. Io sfido voi e coloro che siete all'ascolto: avete mai guardato il sito internet de Il Domani? L'avete mai guardato? Io che ne guardo di siti internet, che durante la giornata guardo migliaia di pagine, vedo, non mi ricordo di averlo aperto una volta, ma neanche per curiosità, ma perché ti allontani da quella cosa lì? Quella cosa lì ti allontani perché dici: ma cosa si credono di farmi perdere, che io abbia del tempo da perdere per loro? Ma neanche per sogno, ma neanche. Ma chi è che compra quel giornale? Avete visto qualcuno in edicola che comprava Il Domani? Se lo vedete, segnalatelo subito, facciamo un wanted, con la taglia. Se uno compra in edicola Domani, con quella testata lì, con quei tre soli che spuntano, o lune, non si capisce bene che cosa sia. Beh, se uno che ha fatto per anni l'editore, guadagnandoci, facendo i fatti suoi, arriva a finanziare, a buttare dei soldi per fare una roba del genere, allora voi capite bene in che mani è l'editoria italiana. Un altro che va al festival lì degli editori che fanno in Toscana a Bagnaia, quel Ceccherini eccetera, come John Elkann, che invitano poi anche quando fanno le riunioni del Bilderberg, invitano il direttore del Pais, il direttore delle nuove tecnologie del New York Post, poi ti invitano il caporedattore della Frankfurter Allgemeine Zeitung, la famosa FAZ, poi ti invitano il vice direttore del Times e del Washington Post, stanno a discutere, e guardando, basterebbe che invece di fare il convegno andassero lì all'edicola di Bagnaia a vedere quante copie vendono dei loro giornali, quanti sono rimasti coloro che vendono, che comprano il giornale. Ma fanno bene a pigliarli per il culo, perché, scusa, uno sa, uno compra un giornale per abitudine, non perché dice: ah, qui c'è De Benedetti editore, ah, qui c'è John Elkann, ah, qui. Ma dovrebbero spiegarmi dove è finita la famosa legge sulla concentrazione delle testate. Vi ricordate quando Berlusconi aveva la Mondadori, quindi Panorama, Epoca, Settimana di Femminili, e in più aveva Il Giornale, le televisioni, gli dissero che non bisognava superare il tetto del 20%. Ora vi faccio alcuni esempi: il tetto non va superato sia per il 20% di copie tirate, sia per il 20% di pubblicità raccolta. Ora vi faccio un esempio molto banale. Prendiamo il Piemonte. Allora, in Piemonte c'è La Stampa, editore John Elkann. In Piemonte c'è Repubblica, con le pagine piemontesi di Repubblica, editore John Elkann. Poi c'è il Corriere della Sera, però è un giornale milanese che c'ha l'edizione torinese, ma siamo 9-1. Siamo 9-1. Avete mai visto uno che l'antitrust, i comitati regionali di controllo per le radio telecomunicazioni, perché ci sono anche quelli che prendono tanto come i consiglieri regionali, il cimitero di questi giornalisti che per tutta la vita non hanno fatto i giornalisti, ma vengono messi da un politico a guadagnarsi 16.000 euro al mese nel comitato. Allora prendiamo la Liguria. Liguria, Il Secolo XIX, proprietario John Elkann. La Stampa, pagine della Liguria, proprietario John Elkann. Repubblica, pagine della Liguria, proprietario John Elkann. Chi è che c'è rimasto? Il Corriere Mercantile, non so neanche se esca ancora, usciva ai miei tempi. Andiamo in Lombardia. In Lombardia è già un po' diverso, perché c'è il Corriere della Sera e quindi le proporzioni sono sfalsate. Ma voi andate a vedere, non so, per esempio in Toscana ci mettiamo il Tirreno, ci mettiamo questi altri giornali che fanno sempre dalla parte della banda, Repubblica con le pagine di Firenze e con le pagine della Toscana, ci mettiamo. Ecco, allora
c'è qualche autorità che si fa rispettare e che interviene oppure no? Non c'è, evidentemente non c'è. Allora, vedete, qui torniamo, con questo torniamo al Covid. Diciamo perché torniamo al Covid. Perché, vedete, una delle ragioni, credo, fondamentali che la politica sta trascurando è che nella testa della gente, lasciamo perdere il discorso del denaro, dei soldi, anche questi sono importanti, ma sono importanti perché aiutano a capire che in questo paese non la aggiusti più la cosa, la situazione non la aggiusti più. Vi faccio un esempio. Adesso hanno fatto il decreto ristori, ristori non nel senso di dar da mangiare, ma ristori nel senso di recuperi, di rimborsi, no? Non hai guadagnato per il lockdown e noi ti rimborsiamo i tuoi mancati guadagni. Ma adesso sapete che casino creerà questa storia? Io ho sentito per esempio dei ristoratori che dicono: ah, io chiedo 100.000 euro di indennizzo. Poi si sono spaventati e sono scesi in piazza, per carità non tutti sono come il caso che vi sto raccontando, quando hanno letto nelle righe del decreto, giustamente, che io, se fossi un ristoratore, vengo rimborsato per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, quando è, quanto c'è stato il lockdown, non vengo rimborsato per una cifra una tanto, vengo rimborsato sulla base di quello che ho dichiarato alle tasse l'anno scorso. Perché ricordate quando ogni tanto esce fuori la polemica, lo scandalo dei ristoranti nel centro di Roma di pesce fresco che ti costa 120 euro a coperto e quindi se vai in due sono 240 euro esclusi i vini, che poi denunciano 3.000 o 4.000 euro all'anno di reddito? Beh, questi signori adesso dovranno pretendere dallo Stato 2.000 o 3.000 euro al massimo, dato che loro denunciavano un reddito annuo di 3.000 euro. Non è che ne possono chiedere 100.000. E sì, che cos'è? Babbo Natale qui? Sì, è Babbo Natale probabilmente, perché in qualche modo finirà. Ma allora, se io l'anno scorso con un ristorante in centro servendo del pesce e dei vini pregiati ho denunciato un reddito di 3.000 euro e quindi ho pagato niente tasse, a questo punto al massimo posso chiedere un rimborso di 3.000 euro, anzi meno, perché non sono stati 12 mesi il lockdown, finora non è stato di 12 mesi. Allora tutto questo crea della rabbia, dice: ma questi, vedete, vanno in piazza, sono pacifici, respingono, poi ci sono quelli di Forza Nuova, oppure ci sono quelli di sinistra dei centri sociali, oppure ci sono i gruppi disorganizzati. No, non sono i gruppi di disoccupati organizzati. Il problema, guardiamolo tenendo d'occhio quello che accade in Francia con i gilet gialli. Allora, là dove è un paese che quando c'è da chiudere chiude, cioè ti dicono tutti i sabati sugli Champs-Élysées: ti blocchiamo, caro Macron, la circolazione, il commercio, il passaggio della gente, i ristoranti, fino a che tu non modifichi il tuo disegno di legge sulle pensioni e quindi ci fai andare in pensione a 60 anni anziché a 65, e vanno avanti per settimane e settimane. Vi ricordate, lì era un fenomeno da studiare, perché era un fenomeno dove mancava un leader, cioè in queste cose il gilet jaune ci deve essere il leader, il capo, colui che manda il tweet o il messaggino e immediatamente viene diffuso, amplificato da migliaia, migliaia, migliaia di persone che raggiungono molti milioni, che poi scendono in piazza a prendersi le botte. Beh, in Italia non c'è nessuna organizzazione di protesta che si possa chiamare tale. L'ultima che c'è stata, in Italia non ci può essere, l'ultima che c'è stata, ve lo ricordate, erano i forconi, cosiddetti forconi, che riuscirono a fare qualcosa bloccando con i camion il passaggio delle merci sullo stretto di Messina e bloccando gli ingressi delle autostrade. Quindi poi vennero immediatamente sputtanati, perché risultò che il capo dei forconi, o uno dei capi dei forconi, ci aveva la Mercedes, ve lo ricordate, no? Era ecco perché, poi c'è sempre qualche arnese dei servizi che sceglie qualcuno di questi
li manda avanti, li fa urlare salendo su un tetto di un'automobile e poi vengono, cioè purtroppo, dico purtroppo perché in Italia ci vorrebbe un sistema organizzato di protesta seria, democratica, non violenta. Ma a chi lo appaltiamo? Al generale Pappalardo questo movimento? Cioè ci mettiamo a ridere, no? Perché tutti quelli che hanno, questi al massimo riescono a raccogliere 200 persone che gli danno da mangiare il panino con la mortadella e una bottiglietta d'acqua, massimo 200 persone, sono i generali Pappalardo della situazione, perché non c'è l'organizzazione, non esiste. Ormai se tu vuoi mandare in piazza delle persone devi affidarti ai sindacati che ti organizzano i pullman dei pensionati. Oggi la maggior parte degli iscritti al sindacato sono i pensionati. Ma perché sono i pensionati? Perché hanno creato un sistema per cui per andare in pensione non si fa la cosa più normale del mondo, uno fa domanda all'INPS e buonanotte. No, devi passare attraverso il CAF, Centro di Assistenza Fiscale. E chi è che hanno in mano i CAF? I sindacati. Quindi io, se voglio andare in pensione, devo andare alla CGIL a chiedere la pensione. Cioè, pensate un po' che paese è questo. E non so neanche ancora se hanno fatto i calcoli giusti, no? Perché poi uno dei misteri più grandi del pensionato italiano è: il pensionato italiano sa quanti anni gli hanno conteggiato, sì, perché glielo diranno, ma gli hanno mai dato un foglio con il dettaglio contabilizzato dei suoi contributi, della rivalutazione, di questo e quest'altro? No, quindi è una cosa che va tutta all'andocoio coio. Quindi in Italia per andare in pensione devi rivolgerti alla CGIL, alla CISL o alla UIL, perché se ti rivolgi all'INPS ti fanno delle pernacchie. E vedete, in Italia il problema è che non hai la struttura che al di fuori di regole privatistiche, perché i sindacati sono delle associazioni private che non hanno addirittura l'obbligo di fare un bilancio, pensate un po', hanno ereditato un patrimonio immobiliare gigantesco alla caduta del fascismo. Guardate tutti gli edifici dove hanno sede i sindacati, cominciate da Roma, eccetera, e vedrete che si tratta tutte di costruzioni che sono passate direttamente dal fascismo ai rappresentanti dei lavoratori. Benissimo, ma che non ci sia l'obbligo di presentare un bilancio da parte dei sindacati, che oggi fanno tutto tranne che il loro mestiere è di rappresentare i lavoratori. Invece loro cosa fanno? Le regolarizzazioni delle badanti, quindi di cittadini stranieri, fanno la regolarizzazione dei permessi di soggiorno per gli extracomunitari, altri cittadini stranieri, fanno le pratiche di pensione, fanno in pratiche commercialisti perché ti presentano il modello unico quando c'è da fare la denuncia dei redditi a maggio. Insomma, fanno di tutto tranne che quello. Allora, gli unici in grado di organizzare delle manifestazioni con tante persone sono i sindacati, che attingono al serbatoio dei pensionati, che non avendo niente da fare gli dici: ti va di andare a Roma due giorni col pullman? Guarda che si dorme sul pullman, però ti diamo da mangiare, dormi sul sedile del pullman, sarà un po' scomodo ma tanto ti passi una bella giornata. Ecco, questo qui è il resto. Se tu vuoi organizzare una manifestazione in Italia, una manifestazione che abbia successo, che colpisca eccetera, ti devi affidare al casino, perché soltanto se c'è della violenza finisce sui giornali e sui telegiornali. Soltanto se c'è un incidente, una manganellata o una bottiglia Molotov finisce sui giornali. E allora qui bisogna stare attenti, perché in questa vicenda di queste manifestazioni eccetera non fanno altro che il gioco di Conte. Più manifestazioni fai, più Conte rimane lì, più rimane lì più a lungo. E se per caso, auguriamoci di no, se per caso, io spero di no, ci dovesse scappare il morto, e il morto ci può scappare perché uno che cade, perché uno che inciampa, perché gli viene l'infarto, perché una camionetta gli va addosso, perché una manganellata lo colpisce in un punto nevralgico, perché era uno che già soffriva di qualcosa e quindi gli è arrivato il colpo nel punto sbagliato, se per caso, io mi auguro di non, ci scappa il morto, Conte non ce lo togliamo più dai piedi. Conte non ce lo togliamo più dai piedi. Quindi state attenti,
non so come sia l'antidoto, non ci sono più i servizi d'ordine come nelle manifestazioni del 68, quando però c'era la gente che ci aveva in tasca la pistola o ci aveva nell'eschimo la chiave inglese, sapete, no? Il famoso quello che poi è diventato deputato di Forza Italia per 3 o 4 legislature, voleva diventare anche membro della Corte Costituzionale, l'avvocato P, diciamo l'iniziale del cognome, P come Palermo, l'avvocato P, che era allora, non era di Forza Italia allora, c'era ancora nel 68 Forza Italia, era l'avvocato del movimento studentesco. Quando la polizia perquisiva e ti trovava addosso, nell'eschimo, nello zaino, una chiave inglese di quelle che se le picchiavi sulla testa di uno, gliela spaccavi in due come un cocomero, ebbene, l'avvocato P faceva le riunioni in cui diceva: se vi ferma la polizia e vi chiede la ragione per cui voi girate o siete andati a una manifestazione con quella chiave inglese che pesa 4 kg, voi gli dovete rispondere che stavate andando da vostra nonna a aggiustarle la lavatrice che perdeva e che vi siete trovati coinvolti in una manifestazione. E sulla base di quello la magistratura allora li scarcerava tutti quelli fermati con la chiave inglese, la famosa AZ36, H come AZ36, perché l'avvocato P, futuro deputato più volte di Forza Italia, gli aveva detto: voi come giustificazione e come alibi dite che avevate con voi una chiave inglese non per spaccare il cranio a un vostro avversario politico o un poliziotto, ma ce l'avevate perché volevate andare o stavate tornando la lavatrice alla nonna e perché perdeva il tubo della lavatrice. Ecco, questo qui è il paese di oggi. Quindi attenzione con questi qui che rovesciano il cassonetto e la Molotov perché vogliono conquistare uno spazio al telegiornale. Vi ricordate quando c'erano i dibattiti che succedevano, gli incidenti negli stadi, e Biscardi faceva trasmissioni dicendo: bisogna o non bisogna parlare di queste cose, bisogna o non bisogna dare risalto a questi incidenti nello stadio, no, non bisogna parlarne, sennò diventa un'emulazione, tutti vogliono essere citati. Qui è lo stesso: per andare al telegiornale con questo tipo di circuito delle notizie devi finire, che poi ci aggiungono dopo il sonoro con la sirena, fanno tutte queste cose, devi finire al telegiornale. Per finire al telegiornale devi bruciare 10 cassonetti, per finire al telegiornale devi portargli il filmato fatto col telefonino di 10 poliziotti che manganellano. Ecco, io mi sono sempre chiesto perché quando ci sono queste manifestazioni la polizia non è così furbo, i carabinieri sono così furbi da creare quel famoso campo magnetico che basta un drone dall'alto che annulla tutte le radiofrequenze delle telecamere, dei telefonini, impedisce la comunicazione. È chiaro che in questo modo impedisci anche la comunicazione delle radio dei poliziotti con il comando e gli altri, quindi non hai la possibilità di coordinare una strategia di coordinamento. Ma è chiaro che se tu sei in una televisione e ti riversano su YouTube o sul tuo indirizzo, ti mandano 30 secondi di poliziotti che usano il manganello ieri sera a Roma o a Catania o a Verona, ecco che tu le mandi in onda immediatamente, senza fare controlli, senza sapere se sono state girate davvero la sera prima oppure no, chi te li manda o meno. Cioè qui ormai è svaccato tutto, e in tutto questo svaccamento può passare qualunque cosa. Possono chiuderci in casa fino al Natale, non di quest'anno ma quello dell'anno prossimo, possono fare le ordinanze che riguardano i ristoranti, le cose, eccetera. Allora, con questa cosa dei ristoranti, avete visto, no? Lo ha insegnato Grillo ieri a favore dell'albergo dove lui va a Roma. Quando è a Roma va all'Hotel Forum, che ha un bellissimo lì su via dei Fori Imperiali, che ha una bellissima terrazza chiusa dove c'è un ristorante. Allora lui ha spiegato il sistema che usa per poter cenare, è un sistema che gli ha insegnato, che lui ha consigliato al gestore dell'Hotel Forum.
vale a dire, se io voglio uscire con mia moglie e andare a cena, che cosa faccio? Non posso andare a cena alle 6 del pomeriggio, anzi no, alle 6 è già chiuso, dalle 4 alle 6, no, prenoto una camera all'hotel Forum, che deve avere il ristorante dentro, naturalmente è un buon ristorante. All'hotel Forum che cosa succede? Gli dico, prenoto la camera, però è la camera a um, cioè è la camera che voi mi mettete 20 euro, me la fate pagare 20 euro, io poi non dormo in quella camera, però essendo uno che ha prenotato l'albergo, che ha la camera 201 nell'albergo, io poi vado al ristorante su alle 9 e mi riservate un tavolo da due per me e mia moglie, che così abbiamo la vista sui Fori Imperiali. Quindi noi siamo al ristorante, stiamo violando le norme del Covid, che vieta ai ristoranti di dare da mangiare dopo le 6, ma siamo in regola perché è il ristorante dell'albergo dove noi abbiamo una camera, e quindi nessuno ci può dire ma voi l'avete usata o non l'avete usata quella camera, dopo la cena siete andati a casa o no. Ecco, quindi se volete uscire, andare al ristorante, prenotate il ristorante di un albergo, mettetevi d'accordo con il proprietario dell'albergo, gli dite io ti consegno i documenti così tu mi dai una camera, ma io non utilizzerò questa camera, non me la fai pagare 100 o 200 euro perché io mi fermo a cena. E poi, ecco, questo qui ce l'ha insegnato Grillo, questo sistema di aggirare i divieti. Ma allora, non si può andare al ristorante, per il ristorante credo ti possa mandare a casa i piatti. Bene, ditemi voi il tipo di igiene che c'è in quegli scatoloni che portano sulle spalle dei poveri ragazzi in giro per la città. L'Uber, avete visto che in tutto il mondo è automobilistico, in Italia invece è in bicicletta, per non andare contro i tassisti l'hanno tolto dai taxi e l'hanno messo in bicicletta. Quindi a tutte le ore del giorno vi trovate questi ragazzi in bicicletta con lo scatolone dietro, con dentro la pizza, con dentro i piatti, eccetera. Ma da quali cucine vengono, con quali condizioni igieniche? Che cosa c'è dentro quello scatolone? Quello scatolone che contiene a sua volta la scatola o l'involucro con i piatti pronti e caldi, è stato sanificato? Viene sanificato ogni volta, oppure dentro ci sono dei lombrichi, dei serpenti, dei vermi o dei coccodrilli? Perché qui a questo punto può accadere di tutto e possono raccontarci di tutto. Ecco, questo può, qui è un po' un fritto misto di situazioni che man mano che mi vengono alla mente io vi racconto e sottopongo alla vostra attenzione. Bene, allora guarda, io direi facciamo una piccola pausa musicale e raccogliamo così anche un po' di idee e poi ecco, volevo sentire anche un attimo la voce di Stefania subito dopo. Ok, allora facciamo una piccolissima pausa e io questa sera preparare la scaletta non è stata una cosa proprio facilissima per me, perché in realtà avremmo dovuto iniziare anche in un altro modo la nostra stagione, però quindi diciamo è stato tutto quanto un po' stravolto, per cui insomma sono andato a prendere un po' di cosettine e ci ascoltiamo dei Genesis, ma parliamo dei Genesis dopo Gabriel, quindi il periodo di Phil Collins, questo Land of Confusion, che ha un testo che secondo me è ancora attualissimo dopo 40 anni. Allora, vediamo un po', Stefania, ci sei? Sì, siamo. Ci sono. Ok, allora, se vogliamo proseguire, siamo qui. Sì, direi che già in questa prima ora Gigi ci ha dato degli spunti notevoli. Io volevo solo aggiungere alcune cose. Allora, intanto per quanto riguarda il quotidiano Domani, adesso senza infierire perché già Gigi ha detto quello che c'era da dire e io l'ho visto questo quotidiano, in effetti vabbè, le solite seghe mentali pseudo-intellettualoidi che tipiche di una certa stampa, diciamo. Infatti mi è piaciuto molto il termine seghificio e io avevo silenziato il microfono, però non avete sentito, però ho riso tantissimo quando ha detto
seghificio. Però a parte questo, volevo dire che il direttore di Domani è Stefano Feltri, quello Stefano Feltri che 2 anni fa ha partecipato alla riunione del Bilderberg e di cui abbiamo parlato nella puntata che facemmo l'anno scorso proprio sul Bilderberg. Avevamo parlato anche di questa partecipazione di Stefano Feltri, che allora era scriveva per Il Fatto Quotidiano e scrisse anche vice direttore, e scrisse anche un articolo in cui sostanzialmente attaccava noi complottisti che osiamo vedere qualcosa dietro a questa partecipazione alla riunione del Bilderberg. E poi, per quanto riguarda invece le manifestazioni, sono pienamente d'accordo con Gigi, e credo anch'io che ha detto bene, secondo me Gigi, fanno proprio il gioco di Conte e dell'attuale sì, ma governo. In realtà Conte sta facendo, in realtà scusa se intervengo sulla tua voce, scusami Stefania, ma è proprio uscita fuori così, cioè in realtà Conte sta spingendo sull'acceleratore perché ci siano sempre più proteste, perché ovviamente adesso già ventilare un secondo lockdown per che cosa poi? Cioè adesso parliamoci chiari, cioè stiamo parlando di numeri di positivi asintomatici. Cioè, andate a vedere sulla Treccani che cosa vuol dire asintomatico. Cioè, stiamo parlando di persone sane. Oltretutto escono fuori anche video di gente che va negli ospedali a vedere tutto sto gran caos che poi alla fine neanche ci sta. Perché è uscito fuori un video di persone che sono andate addirittura all'ospedale dove c'è questo famoso Galli che sta tutte le sere in televisione a dire che è una catastrofe. È stata tutta una catastrofe che l'Italia andava chiusa pure d'estate addirittura e non vedono ambulanze che arrivano, non vedono assolutamente nulla, per cui cioè, stanno uscendo video insomma abbastanza interessanti, diciamo, fatti da persone che vanno direttamente sul posto a vedere quello che i giornalisti non vanno a vedere in realtà, perché questi giornalisti sono pagati per non andarle a vedere queste cose e per non dirle, anzi, ma per dire tutto il contrario ormai. Per cui secondo me si sta spingendo proprio sull'acceleratore e, come dice giustamente Gigi, secondo me cioè, bisogna iniziare a inventarsi delle proteste di disobbedienza civile. Cioè non riconoscere più ste persone che ci stanno governando in questa maniera, anche perché poi voglio dire, l'opposizione io non vedo che cosa stia facendo in Italia, cioè non abbiamo neanche una vera opposizione, non abbiamo più nulla, non so, butto lì insomma questi spunti di riflessione, se volete fate i vostri commenti. Ma guarda, l'opposizione vedi che è una opposizione da citofono a Bologna, scusi, è vero che qui abita uno spacciatore, perché questo qui che aveva il biglietto vincente della lotteria di Capodanno e l'ha perso, in Italia ci sono frequenti casi di personaggi che hanno il biglietto vincente della lotteria di Capodanno e non lo ritirano. Non lo ritira. Il caso più famoso è quello di Mariotto Segni, ve lo ricordate? Anche lui pompato da tutti i giornali mainstream, Corriere, Repubblica, quello che ha introdotto l'elezione diretta del sindaco, e quindi lui da lì era passato a voglio l'elezione diretta del sindaco d'Italia, cioè del presidente del Consiglio. Si è visto che fine ha fatto Mariotto Segni, aveva perso. Un altro che ha perso il biglietto vincente della lotteria di Capodanno è Salvini, che non ha capito ancora che in Europa non lo vogliono e quindi non toccherà più palla. Se vincesse le elezioni anche con l'80% dei voti, state tranquilli che in qualunque modo, anche quello più violento, gli impediranno di salire a Palazzo Chigi, perché hanno visto in un anno che non ubbidiva i loro ordini e che non stava calmo come doveva stare. Lo hanno fatto fuori con il Papete e 4 cubiste che gli sventolavano la fritola sotto il naso, a lui che era fatto di mojitos
o di gin tonic ed è finita così. Questo aveva il biglietto. Un altro che invece tutti credono che avesse il biglietto vincente della lotteria di Capodanno e l'ha perso è Renzi, il quale non l'ha perso il biglietto vincente della lotteria di Capodanno. Renzi è l'unico che in questo momento, lasciamo perdere Salvini, Berlusconi, la Meloni, tutte palle, l'unico che in questo momento può toglierci dai piedi Conte è il signor Matteo Renzi. Non lo farà perché non è scemo, nel senso che perderebbe il grande potere di interdizione che egli ha in questo momento, mi riferisco a Renzi, ma intanto ha già fatto una cosa niente male oggi dal suo punto di vista. Perché? Dopo l'intervista sul Corriere della Sera, in cui ha detto che non è possibile andare avanti così, non è possibile privare la gente della libertà, eccetera, quindi è come se parlasse uno che abita nel Bangladesh, mentre invece vive in Italia e ha un partito che è decisivo e determinante per tenere in piedi il governo Conte. Bene, dopo aver detto tutte queste cose, oggi ne è accaduta un'altra al Senato. A un certo punto si è alzato il capogruppo del PD, che non è del PD perché il PD è un partito di fessi, perché non mette neanche gli uomini che facciano il suo gioco. Allora il capogruppo del PD, che è un renziano, cioè il famoso Marcucci, andare su Google a vedere la famiglia Marcucci come ha fatto i miliardi, andare a cliccare e vedere chi fa parte del PD e chi è capogruppo al Senato del PD, il senatore Marcucci, capogruppo al Senato del PD, rispondendo alla relazione di Conte sul Covid, ha detto testualmente delle cose tremende contro Conte, dicendo in pratica che ci vuole un rimpasto. Allora la parola chiave è Conte: se non vuoi cadere, se non vuoi che ti mandiamo a casa, ci vuole un rimpasto. E quindi tenere d'occhio due nomi per il rimpasto, tenere d'occhio due nomi, perché una la vogliono già, quelli che vogliono far fuori li conosciamo, vogliono far fuori due del PD, tra cui la maggiore indiziata è la De Micheli, quella che non ha fatto niente per prevedere il problema che sarebbe creato nei trasporti, anzi ha fatto di più, ha fatto dei grossi favori al signor Benetton, che è uno che naturalmente il Covid non ha preso, perché questi qui non lo prendono. Ma allora, tenere bene d'occhio, allora la De Michele la vogliono far fuori, sarebbe sostituita da uno nuovo. Se allora rimpasto vuol dire che Renzi vuole mettere dentro il governo due persone, una è facile da indovinare, Maria Elena Boschi, certo, Maria Elena Boschi dentro il governo Conte, sempre Conte ma rimpastato, e il secondo è quello che ha parlato oggi, cioè il senatore Marcucci. Due toscani e via, a posto. Ah, adesso diciamo anche chi era quel tale che l'altra sera nella riunione dei capogruppi parlamentari ha parlato, era la Boschi che ha chiesto di mettere a verbale, era la Boschi che già cominciava ad alzare la voce e a minacciare: voglio che venga verbalizzato quello che scrivete qua, perché la Boschi dice così almeno se non mi fate ministra e non mi mettete nel rimpasto, io che cosa faccio? Svelo che in quella riunione passo a qualche giornale amico, Renzi ne ha tanti, ancora dei giornalisti amici, passo a qualche giornale i foglietti di quello che si è detto in quella riunione, quello che è stato verbalizzato, da cui verrà fuori che solo noi di Italia Viva eravamo per far uscire la gente, per proibire il lockdown, per aumentare gli aiuti, per aumentare i ristori e tutto il resto. Quindi oggi gli hanno detto chiaro, oggi il capogruppo del PD, e il PD ha subito preso le distanze dal suo capogruppo, perché dice noi non siamo d'accordo, perché questo qui dice le cose contrarie di Zingaretti,
mentre Zingaretti vuole tenere su Conte a tutti i costi, perché sennò ci va di mezzo anche lui, il capogruppo di Zingaretti, cioè il capogruppo del PD, chiede a Conte di andarsene o di fare il ripasto. Cioè questi sono veramente forti, questi del PD. Solo quando c'è da nominare dei banchieri o da sistemare il Monte dei Paschi vanno forte e sono tutti d'accordo e non si pestano tra i piedi. Se c'è da fare politica non ce n'è uno che ne imbrocchi una, cioè metti come capogruppo dei tuoi senatori uno che non controlli. Ma questi danno i numeri veramente. Vabbè, comunque tenete d'occhio. Rimpasto, perché non può cadere il governo, cioè c'è il lockdown, c'è il Covid, c'è tutti i morti. Cioè, nel momento in cui Conte ha in mano il pallino della situazione, perché Conte vede prima di ogni altro i dati quotidiani sul coronavirus. Quindi se Conte sente che sta traballando la sedia, fa prestissimo a dire al comitato tecnico scientifico di aggiungere anche una proiezione sui dati di quelli che saranno, per cui uno dice: ma come? Oggi c'è stato il numero record di contagi e questi fanno cadere il governo? Ma povero Conte ha bisogno dell'indice di gradimento, deve parlare su Facebook, deve parlare nelle ore di massimo ascolto, e in questi giorni non ne imbrocca più uno, perché in questi giorni c'è un problema, che c'è Casalino che ha preso il Covid. Casalino c'ha il Covid, speriamo che non l'abbia preso anche il suo fidanzato cubano e che non l'abbia preso il cagnolino. Ma c'è Casalino col Covid, quindi è un bel casino, perché non può stare nel suo ufficio a Palazzo Chigi, Casalino, giusto? Se c'è il Covid deve stare in quarantena anche lui, a meno che non gli abbiano fatto una stanza apposta a Palazzo Chigi. Quindi c'è Casalino col Covid, quindi c'è mezzo governo bloccato, perché Casalino da solo è mezzo governo, no? È mezzo governo. Allora, finché c'è Casalino bloccato, state tranquilli che non succede niente. State tranquilli che non succede niente, perché tutti gli incubi che ha Conte non si possono avverare. Per primo non si può avverare l'incubo di Draghi. Ma secondo voi Draghi, uno che viene dalla Goldman Sachs, uno che indossa il grembiulino benissimo, come lo indossa lui il grembiulino col compasso, il grembiulino, squadre compasso, righello e compasso, come lo indossa lui? Lo indossa proprio come lo indosserebbe Naomi Campbell in calzamaglia, in latex. Lui lo indossa in una maniera formidabile. Allora, Draghi, che arriva dalla banca, che era Goldman Sachs, peccato che sia morto Cossiga, perché gliele direbbe tanto chiare in questo momento le cose. Beh, secondo voi uno come Draghi è così scemo, è così imbecille, è così capra da assumere e da accettare la presidenza del Consiglio in un momento come questo, dove la decisione più popolare che prendi è quella di togliere i soldi, è quella di chiudere le attività, è quella di avere i disoccupati nelle strade? Ma solo un matto in questo momento potrebbe accettare di diventare presidente del Consiglio, solo un pazzo, solo uno che non supererebbe, cui bisognerebbe fare un trattamento sanitario obbligatorio, perché se uno in questo momento accettasse di diventare, pure sono lì a scannarsi su questa cosa, tanto Conte non lo schioda, non lo hanno messo lì, lo hanno voluto e adesso ce lo dobbiamo tenere, non lo abbiamo messo, lo hanno messo e ce lo dobbiamo tenere, a cominciare da Mattarella, perché bisogna andare sempre al momento in cui ci furono le elezioni 2 anni fa, quando vennero vinte dai 5 Stelle, dalla Lega, e fecero il governo e inventarono Conte. Non dobbiamo dimenticarci quella sera quando Mattarella comparve in televisione e disse: ho revocato l'incarico di formare un nuovo governo all'avvocato Giuseppe Conte e l'ho affidato all'incarico esplorativo a Cottarelli. Ve lo ricordate? Perché la gente si dimentica che due anni fa Mattarella non lo voleva, e vi ricordate? E Toninelli e Di Maio e tutta quella banda lì avevano detto: facciamo l'impeachment, scendiamo in strada. E lì per la prima volta Salvini aveva richiamato le ruspe, aveva rimesso le ruspe in garage, perché lui c'ha le ruspe pronte, no?
c'ha le ruspe per i campi profughi, c'ha le ruspe per i campi rom, c'ha le ruspe per i tossicodipendenti del Pilastro a Bologna, al quartiere dove si va a suonare i citofoni. Lui c'ha le ruspe, mise le ruspe dentro. Cottarelli nel giro di 48 ore rinunciò, e sarebbe bene che ogni tanto un giornale andasse da Cottarelli due anni dopo a dirgli: dottor Cottarelli, quando lo intervistano lì a Ballarò, quando lo intervistano a Berlinguer, eccetera, mai nessuno gli chiede: senta Cottarelli, sono passati due anni, ci racconti un po', ma lei come faceva a essere già pronto a Roma in piazza del Quirinale quando Mattarella la chiamò? Come faceva a saperlo? Come l'avevano preavvertito? Perché verrebbe fuori che l'avevano già fatto arrivare da Milano e lo tenevano lì pronto in attesa. Vi ricordate, ci hanno raccontato di Savona che non voleva come ministro l'Unione Europea, che Bruxelles aveva posto il veto, uno come Savona, un banchiere, cioè, figuratevi cosa ci hanno raccontato. Noi siamo ancora qui, che siamo, non ci hanno ancora detto da Tempio Pausania tutti questi giornalisti che sanno tutto, la Sarzanini di roba giudiziaria sul Corriere, quelli di Repubblica non ci hanno, ma quelli del Fatto che c'hanno tutti i verbali, non ci hanno ancora detto a che punto è l'inchiesta per stupro di gruppo che vede come indagato il figlio di Beppe Grillo e i suoi quattro amici genovesi. Non ce l'hanno ancora detto a che punto è quell'inchiesta, no? L'avranno chiusa quell'inchiesta, avranno chiesto la proroga delle indagini, avranno archiviato tutto, avranno detto che è innocente. Che cosa è successo? Non si sa niente di quell'inchiesta lì. Quell'inchiesta lì è pronta sul tavolo di qualcuno, perché nel momento in cui questo casino dei 5 Stelle esploderà, che questi si ammazzano per 300 euro da dare ogni mese a Casaleggio, cioè gente da peracottari, cocomerai, con tutto il rispetto per le benemerite categorie dei cocomerai e dei cioccolatai, questi per 300 euro da dare o non dare ogni mese alla Casaleggio e associati si scannano. Oggi leggevo il numero dei deputati e dei senatori del 5 Stelle che hanno cambiato casacca, che si sono dimessi dal gruppo parlamentare, a cominciare dal famoso l'ammiraglio, De Falco, quello famoso che gli ha detto: torni a bordo cazzo. Ma come torni a bordo cazzo, a Schettino? Torni a bordo voleva dire interrompere la discesa dei passeggeri che si mettevano in saldo, dovevi fermare tutto per permettere a Schettino di salire sulla corda piano piano, a scalino per scalino, e quindi ne morivano 100 di più se dicevi torna a bordo cazzo. Invece questo hanno fatto le magliette, l'hanno fatto eleggere senatore. Questo è un paese di deliri, questo è un paese dove dovrebbe funzionare non solo le divisioni importanti, le terapie intensive, dovrebbe riaprire la neurodeliri proprio con ambulanze apposite, eccetera, perché è un delirio che non si sappia dopo due anni se il figlio di Grillo ha fatto o non ha fatto quelle cose di cui è stato accusato da una ragazza insieme ad altri amici. Cioè, per questa storia sono successe politicamente delle cose incredibili, rivelate in un libro dal professor Becchi di Genova, il libro mi pare si chiami Democrazia Imperfetta, una cosa così, che racconta che cosa è accaduto in seguito a quella vicenda, ed è una cosa pronta per cui se i 5 Stelle implodono e fanno cadere Conte, immediatamente riparte, almeno sui giornali, l'inchiesta di Tempio Pausania che riguarda il presunto, sottolineo, stupro di gruppo da parte del figlio di Beppe Grillo ai danni di una ragazza, di una villeggiante che era in Sardegna, in Costa Smeralda, e se la portarono a casa di Grillo. Pensate che per questa vicenda ha creato uno sconquasso tale per cui Grillo e sua moglie si stanno quasi separando, perché la moglie di Grillo, interrogata per ore a Tempio Pausania, e di queste cose i giornali non si riesce mai a capire, è vero, non si riesce mai a sapere perché c'è il silenzio stampa. La moglie di Grillo, interrogata a Tempio Pausania, ha anche detto: ma scusi signora, lei che dormiva nella stanza di fianco
dove sarebbe avvenuto questo presunto stupro. Cosa ha sentito quella sera? Ah, io quando vado a dormire prendo una pastiglia, non sento niente, poi mi sveglio la mattina dopo, cioè, e l'hanno lasciata andare a casa. Se chiunque di noi avesse dato una risposta del genere, l'avrebbero immediatamente, gli avrebbero fatto tintinare le manette. Bene, allora, questo Grillo lo tengono per le palle, insieme a quel poco che resta del Movimento 5 Stelle, con la storia dello stupro di gruppo presunto, ripetiamo, di suo figlio in Sardegna. Quegli altri li tengono tutti lì, andate a leggervi la biografia di quello lì che sta per diventare ministro, ve l'ho detto, che quando ritorna a casa sopra Barga in provincia di Lucca con l'elicottero, arriva il capogruppo del PD che arriva con l'elicottero, pensate, quindi gli operai disoccupati della Garfagnana che guardano in alto e vedono questo elicottero che consuma di carburante quanto loro prendono in un anno di sussidio di disoccupazione o di cassa integrazione, e che tanto il paese va avanti. Per fortuna, in tutto questo ginepraio di cose tristi, abbiamo Maria De Filippi, abbiamo Barbara D'Urso. Barbara D'Urso ci dice ogni puntata, la domenica, io non me ne perdo una, ci dice a che punto è la vicenda della Lollobrigida. Bisognerebbe avere un po' di rispetto per le persone anziane e lasciarla a casa almeno, perché portarla in uno studio televisivo con le lampade, tutto il caldo che c'è, soprattutto in tempi di Covid, c'è da aver paura che prenda qualche malattia, povera Lollobrigida. E ci abbiamo poi il martire, il nuovo martire del giornalismo italiano, Giletti. Avete visto quest'estate che girava col giubbotto antiproiettili, non perché era a Beirut a fare un servizio, no, girava con un giubbotto antiproiettile e con la scorta, e finalmente c'è stato un giornalista che gli ha detto una cosa. C'è stato domenica il direttore della Notizia, Pedullà, che è invitato lì, probabilmente l'hanno invitato per fare... per fare proprio la beatificazione di Giletti, del suo impegno antimafia, delle sorelle Napoli in Sicilia, del problema De Matteo, il quale ha sparato subito dicendo: Giletti, le dico una cosa, e gliela dico perché ho sempre negli occhi da anni il sangue del giudice Falcone della scorta nel luogo dell'attentato di Capaci, e io fui un cronista che arrivò lì per primo, glielo dico in nome di quello, che la lotta contro la mafia non si fa invitando per 2 settimane di fila Buzzi, quello di Roma Capitale, non si fa spaccando i corpi dello Stato come lei ha fatto con De Matteo contro il ministro della giustizia, si fa in un altro modo. Allora si è alzato lì Giletti, è andato verso di lui in piedi a un dito dal naso, e lì stavano violando le norme del Covid, perché erano tutte e due senza mascherina, a meno di 1 metro di distanza, e quindi si trasmettevano il virus nel caso fossero stati positivi. Beh, si è dimenticato Giletti, come si permetti, come ti permetti, qui là, perché siccome questo l'ho invitato, invece di essere onorato e di pagare mi viene a dire queste cose. E il povero Pedulà, aggredito poi dall'altra, che ha detto: io invece sono amica, lui ha visto il sangue di Falcone, ma io sono amica della moglie di Borsellino, cioè della cosa in cui ognuno tirava fuori le sue bandiere senza il minimo rispetto per i morti, si è dimenticato di dire una cosa a Giletti. Gli doveva dire: caro Giletti, quando io ero a Capaci a fare il servizio per il mio giornale e vidi il sangue e sentì l'odore della morte dopo l'uccisione di Falcone, della sua e della scorta, lei dov'era, Giletti? Stava presentando il Festival di Castrocaro oppure stava presentando la festa della porchetta ad Ariccia? Perché qui questi diventano tutti giornalisti all'improvviso. All'improvviso, perché la RAE gli toglie un programma, e quindi passano da prendere 100.000 euro a puntata, passano a prenderne 120.000, tanto c'è Cairo che poi, finché c'è il Corriere della Sera,
non lo tocca nessuno, ma il giorno in cui dovessero metterlo in minoranza, sono tranquilli che Milano all'improvviso si sveglia, procura, Giletti, da dove arriva Giletti? Da dove nasce giornalisticamente? Giornalisticamente, non dico televisivamente, dico giornalisticamente. Cioè, che cosa c'è nel cursus honorum professionale del signor Giletti? Perché bisogna un momentino fare la tara, no? Quando vi vendono qualunque prodotto, o voi decidete di comprare qualunque prodotto, lo esaminate bene, guardate il libretto di circolazione se si tratta di un'automobile, se è nuovo, se c'è aggiunto altri proprietari, vi informate, controllate, fate alzare il comano, voi invece bevete qualunque cosa vi venga propinata, bevete proprio, fatevi un quadernino a casa, datemi retta, fatevi un quadernino e tanto c'è il telecomando, ogni sera nei talk show segnatevi i nomi degli ospiti su qualunque rete, alla fine della settimana fate l'elenco delle presenze, come se fosse un bel registro di carico e scarico, risulterà Sgarbi 12 volte. Chi ci mettiamo? Virologo Galli 9 volte, virologo Pregliasco 7 volte, virologo Burioni 0 perché sta presentando il suo libro, virologo quell'altro 22, quello di Genova, bravo, quello là è bravo di Genova, bisogna dire che è veramente efficace. Poi segnate Concita De Gregorio e mettete tra parentesi in rappresentanza di chi, punto interrogativo, perché è quella che ha fatto chiudere l'unità, perché Renzi, tra le altre benemerenze, è quella di aver fatto chiudere l'unità, non che fosse una benemerenza, per carità, per coloro che ci lavoravano, ma perché nessuno ha mosso un dito, capite? Oggi ci sono ancora le feste dell'unità che non esiste più l'unità, ma tutti quei poveri lavoratori dell'unità che sono stati messi a spasso, sono stati messi a spasso dal signor Renzi, che quindi non ha molto a cuore il problema dei lavoratori, no? Come dimostra l'abolizione, il Jobs Act, l'articolo 18, il licenziamento, blocco dei licenziamenti, in Italia il blocco dei licenziamenti prorogato, no, in Italia si può licenziare, non è che c'è il blocco dei licenziamenti, in Italia si può licenziare, non è che dice Landini, ieri abbiamo fatto la riunione 6 ore al Ministero per prorogare il blocco dei licenziamenti, no, i licenziamenti in Italia si possono fare, si fanno. Li fanno da 10 anni tranquillamente, ben prima del Jobs Act, quando c'è stata tutta quella serie, e nessuno dei sindacati impegnati nel fare le denunce dei redditi e nel regolarizzare gli stranieri sbarcati clandestinamente, nessuno l'ha fatto. Io vi voglio raccontare adesso, altrimenti mi dimentico, di due piccole cose che dimostrano come viene fatta in Italia la sanità. Bravissimi tutti questi infermieri, questi medici, i ragazzi, le signore delle ambulanze e tutto, ma io con il mio medico di base non avevo mai fatto, ho chiesto quest'anno di fare il vaccino anti-influenzale, cioè il vaccino contro l'influenza, per non prendere l'influenza, perché ho detto magari se prendo l'influenza poi la interpreto male, credo che i sintomi siano sintomi del Covid, mi spavento, ho chiesto e il medico un mese fa mi ha detto si può prenotare dal 19 di ottobre in avanti, io ho prenotato, mi hanno fissato questa mattina alle 9:30 per me e alle 9:15 per mia moglie, fortunatamente ieri ho telefonato all'assistente del medico dicendo è confermata per domani, dice no guardi meno male che ha chiamato lei perché stavo per chiamare io, perché avevamo registrati 60 pazienti per fare questo vaccino antinfluenzale, purtroppo l'abbiamo esaurito e non ce l'hanno più mandato, perché lo hanno finito anche nelle centrali regionali del vaccino antinfluenzale. Quindi il vaccino antinfluenzale, non proprio per il Covid, che non c'è ancora, non si può fare, quindi se io vi prendo l'influenza poi magari entrerò in quelli positivi, vado a intasare il pronto soccorso, vabbè. Seconda cosa, ho letto, mi hanno detto, ho visto un manifesto mentre ero nella sala d'attesa del medico per prenotare il vaccino antinfluenzale, che poi non è stato fatto perché non è arrivato, ho letto che si può fare anche il vaccino
contro il pneumococco, che è un batterio più, adesso dirò delle parole che scientificamente sono sbagliate, ma non sono un medico, antipneumococco, cioè una cosa che prende i polmoni, è un batterio, una cosa, e quindi è bene anche come schermo, come sbarramento per i polmoni, oltre al vaccino influenzale, fare per le persone, diciamo, che hanno un'età oltre i 60 anni, fare l'antipneumococco. C'era il numero di telefono della ASL, io ho chiamato ripetutamente, finalmente scatta una cosa che dice: le informazioni si danno solo dalle 11 a mezzogiorno. Dico: cazzo, che bisogna star pronti alle 11, naturalmente, trovi occupato perché telefonano tutti alle 11. Finalmente risponde una persona gentile e mi dice: guardi, se lei vuol fare il vaccino pneumococco, mi ha chiesto com'è, come non è le analisi, eh? Dice sì, può fare nelle categorie che lo possono fare, se vuole va in farmacia, se lo compra costa 120 euro, chiesto alla farmacia 120 euro, però bisogna che ci sia la ricetta medica, deve farsi fare la ricetta e poi ci vuole qualcuno che le faccia questa cosa, questa iniezione, benissimo, lo troviamo. Dico: da voi non si può fare? Sì, si può fare, le ho detto che lei ha diritto a farlo, e tutto il resto nella fascia che lo può fare. Il problema è che da Tortona, perché io abito a Novi Ligure, da Tortona, dall'ASL di Tortona, non ci hanno più mandato nessun flacone, non ce l'hanno ancora mandati, per la verità, e dico: quando ve li manderanno? Ah, dice che non li hanno, li tengono comunque tutti prima per i loro pazienti, e poi a Novi Ligure possiamo morire tranquilli, tanto a Tortona si salvano. Quindi non dice: cosa devo fare? Posso lasciare il mio numero? Posso prenotarmi? Mi dà una mail? No, chiami, richiami tra un mese. Come richiami tra un mese? Se per chiamarvi ho dovuto fare tutta sta trafila e non rispondete, c'è l'orario, è dalle 11 a mezzogiorno, e poi è sempre occupato. Morale della favola: il vaccino antinfluenzale, pur prenotato, non l'ho potuto fare perché le scorte sono esaurite. Grazie Arcuri, tutti questi commissari, eccetera. Secondo, il vaccino antipneumococco non l'ho potuto fare perché da Tortona se li tengono e non gliene mandano più. Ci saranno all'ascolto coloro che dicono: meno male per lei, Moncalvo, che i vaccini non bisogna farli, ma io non li ho mai fatti, però dico qui, con tutto quello che leggo, quello che sento, non si sa mai, è come con i portasfiga, dice quello la portasfiga, tocco il cornetto, il gatto nero, ma non è vero, ma ci credo, quello là è un iniettatore, dice non si sa mai. Qui ormai il Covid si combatte con il non si sa mai. Ecco, l'ASL oggi mi ha fatto capire che per il vaccino antinfluenzale e per il vaccino antipneumococco, spero di essermi espresso bene, lasciamo perdere, ma tanto non si sa mai, ecco, così. E questo è, poi quando sento Arcuri, questo Arcuri qua, tenetelo d'occhio questo Arcuri, tenetelo d'occhio questo Arcuri qua, guardate, tra due anni che chissà che ne sarà di questo Arcuri, con tutte le notizie che sa, segrete. Anche lì la Procura della Repubblica a mandare qualcuno a sequestrare i file, a intercettare le email di questa gente. Possibile che abbiano trovato solo la Pivetti. Possibile che ci sia solo la Pivetti disonesta. Possibile che ci sia solo la Pivetti e John Elkann che hanno fatto i soldi con le mascherine, non c'è nessun altro. Pensate un po', possibile il paese degli onesti, questo è veramente il paese degli onesti, si dimostra. Io vorrei adesso che all'ascolto ci fosse qualcuno di coloro che a marzo si affacciava dalla finestra, cantava l'inno di Mameli ed esponeva il cartello scritto dal bambino in casa con scritto: andrà tutto bene, ecco, io adesso vorrei che li tirassero fuori tutti di nuovo questi cartelli, andrà tutto bene, e sottoscrivessero due brevi parole, una di tre lettere, col, andrà tutto bene, col, e un'altra di cinque parole, che comincia per C e finisce per O, andrà tutto bene, col costo cazzo, andrà tutto bene, tiratelo fuori di nuovo il cartello, questi qui che hanno tirato fuori i cartelli, che facevano la serenata dalla finestra, che cantavano l'inno di Mameli, che tiravano fuori la bandiera, andrà tutto bene, ma dove andrà tutto bene?
come andrà tutto bene, come fa ad andare tutto bene con questa banda della Magliana che manda non avanti, indietro questo paese. Meno male che non arrivano i soldi da Bruxelles, che si fermano sicuramente a chiasso i soldi che arrivano da Bruxelles. Si fermano a chiasso, dove ci sono i 10 presidenti delle più grandi banche italiane che se li invertano. Perché oggi, se io voglio dare, sono il governo e voglio dare un sussidio a qualcuno, non c'è la possibilità. In Italia non ci sono le due mani, quella che dà e la mano che prende. Perché allora in mezzo c'è o l'INPS, questi soldi ve li diamo, ma fate domanda all'INPS. E non ci riuscite perché non si riesce a cliccare. Questi soldi ve li diamo, ma vi dovete rivolgere alle banche. Figurati! Questi soldi ve li diamo, ma dovete chiedere il permesso ad Arcuri. Cioè c'è sempre Conte che fa credere che vuol darti qualche cosa, tu allunghi la mano per prendere questo qualche cosa che lui dice di volerti dare ma che non ha neanche, e che cosa succede? Dall'altra parte c'è un terzo che si è messo in mezzo, che si chiama INPS, che si chiama Banca, che si chiama John Elkann con le mascherine, che si chiama Pivetti con le mascherine, che si chiama Farmacia, che si chiama ASL con i vaccini. Ecco, c'è qualcuno in mezzo che ti impedisce di avere ciò cui tu hai diritto. Bisogna fare attenzione, perché al di là di queste proteste in piazza, nella testa della gente sta nascendo una cosa tremenda psicologicamente, che è questa. È il ritorno, attenzione, non vorrei sembrarvi lontano nel tempo, stasera abbiamo parlato di 68 movimenti, il ritorno della lotta di classe. Vale a dire, la gente, leggendo di tutti questi VIP che sono positivi, e Cristiano Ronaldo, e la Marcuzzi, e Casalino, e ce ne sono per così, no? Bonori, non so quanti ce ne sono. Beh, però ce ne abbiamo avuto, il più grande è stato Berlusconi, qui insomma. Berlusconi, certo, Briatore. Sta seguendo con trepidazione la situazione italiana, dove dalla villa in Francia, dalla sua villa in Francia, dalla figlia, no? Lui sta seguendo con trepidazione la situazione italiana da Roma, no, da Arcore, no, da Milano, no, da Villefranche-sur-Mer. Da Villefranche-sur-Mer, naturalmente ci saranno 8 filtri prima di arrivare a lui, no? Da Villefranche-sur-Mer, vedete, ci sono, ecco, attenzione, perché sta ritornando questo concetto che è tremendo. I ricchi si ammalano di Covid anche loro, perché il Covid non guarda in faccia nessuno, però i ricchi non muoiono perché possono permettersi dei soldi con delle cure migliori, il vaccino sperimentato, le medicine, gli zangrilli della situazione e tutto il resto, mentre muoiono solo i poveretti, solo gli anziani, solo i derelitti. E se non muoiono sono rovinati perché hanno dovuto chiudere il loro negozio. Attenzione, sta entrando nella testa della gente questa cosa. Il Covid colpisce tutti, ma poi i ricchi, come sempre, non pagano il dazio, perché pagano il medico migliore, perché hanno la medicina migliore in anticipo, perché sono amici di Putin che gli manda il vaccino. Muoiono solo i poveri, muoiono solo coloro che hanno bisogno del posto in terapia intensiva e non ce l'hanno. Non muore Berlusconi perché lui ha la suite di 300 metri quadri al San Raffaele. Non muore Briatore perché lui c'ha la mini suite al San Raffaele, anche lui, con un grande problema per il San Raffaele. Adesso ridiamo un po', che quando hanno ricoverato Berlusconi e quando hanno ricoverato Briatore c'è stato un grande problema, perché hanno dovuto chiudere il reparto di pediatria che era intasato, perché nella cerchia delle amiche di Berlusconi e di Briatore c'erano delle minorenni e quindi dovevano andare in pediatria, perché quelle sotto i 16 anni non le puoi certo ricoverare come gli altri, ma li devi mettere nella pediatria dove ci sono i bambini, i minorenni e le minorenni. Perché questo è un paese che si basa su due grandi pilastri, come tutto il mondo in questo momento: la cocaina purissima e le minorenni. Quando voi unite queste due miscele esplosive,
sorge una bomba e uno scoppio che porta ai casi Weinstein, ai casi Epstein, e nessuno, vedendo che la coda dei loro cognomi è uguale, Weinstein, Epstein, quindi questo dovrebbe farmi venire in mente certe lobby, certe religioni, certe potenze. Allora, quando ci sono questi miscugli, cocaina più minorenni, il mondo va in palla, il mondo si incipria. Avete letto, per esempio, chissà perché, parlando di queste cose mi viene in mente, l'Apo Elkan, che tutti i giorni twitta, twitta, twitta su qualunque cosa, twitta sulla beneficenza che fa, twitta sui napoletani, twitta, ma non sento e non leggo mai nessun tweet sul caso di Monsignor Becciu, che è quello che gestiva l'Ovolo di San Pietro, e con l'Ovolo di San Pietro, cioè i soldi dell'offerta alla Domenica Messa, che cosa hanno fatto? Hanno finanziato la società di occhiali di Lapo Elkan. Avete mai letto che Lapo abbia fatto un giudizio sul caso Becciu, sullo scandalo Becciu? Nel consiglio di amministrazione di Italia Independent, la società di Lapo Elkan, lo leggete anche nei miei libri che non si trovano, Agnelli Segreti, Lupi di Agnelli. Beh, nel consiglio di amministrazione c'è uno che si chiama Crasso, che è un cittadino elvetico, che è uno che ha un fondo che si chiama Capital e che è implicato nella storia di Becciu, perché i soldi del fondo Capital sono i fondi dell'obolo di San Pietro, con lo stesso Papa che, invece di dare l'obolo alle famiglie dei tre sgozzati oggi a Cannes, nella chiesa di Notre Dame, fa l'indiano e non dice nulla sugli assassini e sugli aggressori. Questo è il quadro della situazione che abbiamo delineato, come se fossimo, le nostre sono conversazioni. Ci sarebbe anche da dire, purtroppo ci sarebbe anche da dire che, oltre al problema, ecco, che magari hai incontrato tu da semplicissimo cittadino che vuole andarsi a fare un vaccino, quindi richiedere, diciamo, una normale prestazione, la cosa triste è che stanno saltando tutti gli appuntamenti per le patologie importanti e sta morendo tanta gente. Ma certo. E questa è una cosa tristissima. Operare di una cosa dentale, dovrei farmi operare di una cosa dentale, e non è possibile, perché certo, io non vado a Milano, e nel casino che c'è a Milano non entro in ospedale, devo andare tre giorni prima a fare il tampone, vedere se il tampone è negativo, no? Nel frattempo magari il tampone è diventato positivo, non lo so, non vado certo a fare, ma pensate, uno che ha un infarto, uno che deve fare delle cure di radioterapia, uno che è malato di cancro, uno che ha dei problemi gravissimi, cioè qui è saltata tutta questa cosa. Io non so se questi qui hanno una coscienza o no, vanno spaventati, così come hanno spaventato noi, perché hanno spaventato noi, ci stanno spaventando, giusto? Bisogna che questi qui in qualche modo si spaventino. E si spaventano soltanto con la magistratura. E quindi ecco perché io continuo a invitare la magistratura con l'obbligatorietà dell'azione penale, oltre a fare le indagini su Codogno, cioè come è entrato il Covid in Italia, di fare le indagini su come questi qua, io voglio vedere i verbali dei consigli dei ministri al termine dei quali Conte emana il decreto presidente del Consiglio, il DPCM. Voglio vedere i verbali del Consiglio dei Ministri, perché quelli lì sono verbali inesistenti, falsi e fasulli, perché in tutti quei verbali del Consiglio dei Ministri, l'ho detto una volta, è come se fosse una riunione di condominio con l'amministratore che verbalizza, cioè noi quando facciamo la riunione di condominio c'è l'amministratore che verbalizza, giusto? Perché l'Italia è il paese delle carte, anche quando c'è il Consiglio dei Ministri ci dovrebbe essere il verbale con l'ordine del giorno prima, giusto? Ok, allora come fosse che al termine del Consiglio dei Ministri escano dei documenti o dei decreti con scritto salvo intese. Cioè tu ordini una cosa, ordini il lockdown salvo intese. Ma che cosa cazzo stanno dicendo questi qua?
salvo intese. Ma voi siete il massimo organo decisionale esecutivo che esiste nel paese, siete 16 ministri, quello che voi decidete purtroppo dobbiamo seguirlo a potere di legge, a potere di coercizione, è un decreto che entra in vigore subito se si tratta del DPCM, quindi vuol dire che dovete essere tutti d'accordo, se qualcuno non è d'accordo esce dalla sala, è un metaverbale che è uscito. Ma il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri viene approvato salvo intese. Ma salvo intese cosa vuol dire? Salvo intese con chi? Con la P2, col Club Bilderberg, con Bruxelles, con Strasburgo, con la Merkel. Voi lo sapete, no? Cosa ha fatto le ultime due volte per dirvi questo Conte come consapevole delle sue responsabilità. Vi ricordate quando ci fu quella riunione importante dei primi ministri a Strasburgo una decina di giorni fa, è facile da ritrovare, e lui lasciò la Merkel a rappresentare l'Italia, questo c'ha un vicepresidente del Consiglio dei Ministri, c'ha un ministro dei rapporti con l'Europa e lascia la Merkel, attenzione, ma lo sapete perché ha lasciato la Merkel ed è venuto via da quell'importante consesso? Perché doveva andare ai funerali di Jole Santelli, la presidente della regione Calabria, che lui nella sua vita al massimo ha incontrato 5 minuti una volta. Lui ha lasciato la riunione dei primi ministri dell'Europa, dell'Unione Europea, e ha delegato la Merkel a rappresentare l'Italia. Pensate un po', ma è come se io delego, come presidente dell'Avis, delego Dracula a rappresentarmi. La campagna di quest'anno dell'Avis la facciamo, delego Dracula a rappresentarmi, no? Allora è partito e per andare ai funerali di Jole Santelli che lui non conosceva neanche. Attenti! Il giorno dopo ne fa un'altra. C'è un consiglio dei ministri straordinario e urgente. Lui si presenta con 6 ore di ritardo, lo sapete perché? Perché è andato a Milano alla festa del settimanale del mensile Limes, quello di politica internazionale. Ma vi rendete conto, altro che trattamento sanitario obbligatorio, uno che lascia la riunione dell'Unione Europea dove si decide il MES, dove c'è da decidere del Covid, dove c'è da decidere la politica dell'immigrazione, perché deve prendere l'aereo e andare ai funerali d'Italia di una persona che lui nella sua vita non conosceva nemmeno e che ha incontrato per 5 minuti. Secondo, lui fa ritardare di 6 ore un consiglio dei ministri importante, urgente, proprio per la situazione che c'è quotidianamente, perché deve andare a Milano alla festa del mensile di politica internazionale Limes. Andate adesso voi che siete, ci sono gli spaccatori del capello, non sempre all'ascolto, ci sono coloro che spaccano il capello in quattro, diciamo un calvo, lei in 2 ore non ti consentono di sbagliare una virgola. Andate a vedere adesso su Google le date della festa di Limes a Milano, quella cosa lì della Merkel, andate a vedere funerali, su Google vi do io la chiave, perché poi bisogna essere molto, con quelli del capello in quattro bisogna essere precisini. Allora andate su Google, cliccate funerali Jole Santelli, vedete la data e il luogo in cui si sono svolti, la ricerca successiva è funerale Jole Santelli and Giuseppe Conte, mi raccomando Giuseppe Conte, e vedete, poi fate festa del mensile Limes Milano 2020, andate a vedere quando si è svolta, guardate, poi fate festa del mensile Limes a Milano 2020 and Giuseppe Conti e vedrete, poi vi fate tutto il quadro, poi andate a vedere sul sito dell'Unione Europea questi incontri che c'erano quel giorno, il Consiglio dei Ministri che c'era quel giorno, e da lì, dopo aver passato un'oretta, perché ci vuole un'oretta per fare sto lavoro, dite, cazzo, aveva ragione Moncalvo, oppure aveva torto, e allora mi scrivete spaccando il capello ai quattro, va bene? Ecco, se c'è qualcuno che a casa gli avanza un vaccino antinfluenzale, scriva una mail alla radio, che così io così te lo contatto, vado a prenderlo, te lo facciamo mandare tramite corriere. Ma sì, io puntavo tutto su De Luca in campagna, invece Bazzucca l'ha tenuto nascosto ogni giorno che leggo, secondo me gliel'hanno fatto, ecco, questa qui è la dimostrazione che sono truccati quei dati, perché non è in campagna dov'è il focolaio,
dove sono le metropolitane, i treni pieni di gente la mattina? Capisca Milano. Oggi è venuta fuori l'altra cosa, perché vedete poi, questi qui sanno fare bene la controinformazione, anche se Casalino è fermo ai box per il Covid, perché c'è anche il cagnolino, pare che ci abbia il cagnolino, il cubano, tutto. Poi il cubano si è accorto che c'aveva anche un altro fidanzato contemporaneamente a lui, ha dovuto fare la tracciabilità e quindi si è venuto a sapere chi ha incontrato, chi non ha incontrato, tutte queste cose qua. Comunque, la controinformazione oggi è venuto fuori che questo focolaio estivo che ha rilanciato tutto il problema non è arrivato dal focolare, cioè dal locale di Briatore, non è arrivato dal focolare di locale di Briatore, è arrivato dalla Spagna con dei lavoratori agricoli. Ora se la sono andati a prendere con questi che probabilmente raccolgono i pomodori anche in Spagna, non lo so, ci sarà l'organizzazione che dopo l'Italia li smista in Spagna, non lo so e non lo voglio sapere. Oggi è venuto fuori che il focolaio d'estate arrivava non dalla Movida, non da Forte dei Marmi, non dal locale della Sant'Anché, che naturalmente si aveva sprotestato, la Sant'Anché è tra i primi che prenderanno i soldi dei rimborsi del decreto di Stori, figuratevi se la Sant'Anché arriva a seconda. Beh, allora, è partita dai lavoratori agricoli spagnoli, ecco. È partita dalla rassegna stampa, vediamo un po'. Allora, una variante del coronavirus che ha avuto origine dai lavoratori agricoli spagnoli si è diffusa rapidamente in gran parte dell'Europa a partire dall'estate e ora rappresenta la maggior parte dei nuovi casi di Covid. Un team internazionale di scienziati, nomi non ce ne sono, che ha seguito il virus attraverso le sue mutazioni genetiche, ha descritto la sua straordinaria diffusione della variante, che adesso non è più il Covid-19, ma è uscito il modello nuovo. Quindi chi non l'aveva preso allora ha fatto bene, perché doveva aspettare il modello nuovo che è arrivato e che si chiama 20A.EU1. Questo è l'ultimo modello, il modello nuovo, quindi ci sono tutte le app, le foto vengono più nitide, quindi se avete preso il Covid-19 è già superato. Allora il loro lavoro di questi scienziati, bisogna scaricare l'aggiornamento adesso. Il lavoro di questi scienziati suggerisce che le persone di ritorno dalle vacanze in Spagna hanno giocato un ruolo chiave nella trasmissione del virus in tutta Europa. Quindi non sono quelli che sono andati in Sardegna, quelli che sono andati in, sollevando la questione sulla seconda ondata che sta spazzando il continente, avrebbe potuto essere ridotta migliorando i controlli negli aeroporti in tutti gli hubs di trasporto. Eccolo qua. I team scientifici in Svizzera e Spagna si stanno affrettando ad esaminare, era ora che vi affrettaste. Il dottor Odkroff, il virus, la cosa, l'aggiornamento, eccoci qua, il professor Stadler, e poi c'è Inac Comas, capo del consorzio SecCovid Spagna, tutto, c'è tutto l'elenco. Allora, e c'è una foto di Lorette del Mar che rispetto alle spiagge italiane, rispetto a Rimini, Jeso e Riccione, spiagge preferite da De Luca quando dice la Campania non hanno indicato Capri, che hanno indicato Jesolo in Veneto, è un posto sfigato. Ecco, De Luca non è riuscito, gli hanno sabotato il lanciafiamme a De Luca. Quindi se volete laurearvi sapete che dovete andare in Calabria a prendere la laurea, che si prende prima soprattutto l'esame di abilitazione vocale. Se volete sposarvi potete andare invece in Campania, perché De Luca non gli hanno sabotato il lanciafiamme e quindi non userà più il lanciafiamme per le vostre feste di nozze. Io ho trovato molti che sono contenti perché potranno sposarsi, perché molti, specialmente quelli che hanno la moglie o il futuro marito, la futura moglie o il futuro marito al sud, erano preoccupati perché, come sapete, i matrimoni al sud ci sono 200-300 persone, arrivano cugini da tutte le parti, quindi sono matrimoni molto costosi che i giovani non si possono permettere, ci sono delle spese gigantesche. Adesso con questo contingentamento al massimo 6 persone, quindi i 2 sposi più un testimone, più un altro testimone, siamo a 4. E purtroppo i genitori degli sposi devono stare fuori, se no si fanno le discriminazioni, ma voi col pranzo di nozze in 6 persone ve la cavate, giusto? Ve la cavate, sì, massimo un 500 euro. Se invece sono 300 invitati, come ai bei tempi, 300 per 100 euro diventa una bella cifra. Capisco che due non si vogliono sposare, comprano un appartamento con quei soldi. Se no possono fare un asporto.
direttamente, mandano arrivano, a casa. No, arrivano Uber. Esatto, mandano a casa. Uber, sì, tutti a casa Uber. E il pranzo arriva a casa direttamente. Qua bisogna ridere, perché purtroppo non ci resta nient'altro da fare, perché pensate lo stato d'animo di pensare di dover rimanere chiusi in casa. Cioè, ma è una cosa che no, a non me si augura neanche. Vabbè, ormai diciamo siamo pure arrivati abbastanza. Questo il fatto che ci siamo abituati. Cioè, sì, no, quello, non reagiamo più. A me quello che intristisce è pensare ai ragazzi, pensare ai bambini, pensare agli anziani, appunto, abbandonati così in questa maniera. E quello che mi dispiace oltretutto è vedere proprio tutto questo terrore che è stato sparso dalle televisioni, che si è completamente insidiato nella testa della gente. Ma è questo, sai, vedi perché io ostinatamente, lo ripeto ancora una volta, chiedo un intervento deciso dalla magistratura, perché se qualcuno per caso, non lo so perché non ho le prove, ma se qualcuno per caso si è macchiato di colpe gravi nella gestione di questa vicenda, se qualcuno per caso di fronte a delle responsabilità enormi, che sono quelle di persone anziane che vengono ricoverate, i loro cari non possono più vederli, queste persone muoiono da sole e ai loro cari viene restituita un'urla con delle ceneri, allora di fronte a queste cose, di fronte a quelli che per mesi hanno aspettato inutilmente che qualcuno andasse a trovarli nella casa di riposo dove erano ricoverati o che sono morti infettati perché glieli portavano dalle ASL che non avevano più posto, di fronte a queste cose, questi sono dei crimini giganteschi. Sono dei crimini giganteschi, sono dei delitti, un genocidio è questo, un genocidio. E qui non è il Ponte Morandi, qui è una cosa dove i parenti delle vittime, purtroppo in Italia ecco, il ruolo dei partiti dovrebbe essere di queste cose, di mettere in collegamento le persone, di tutelarle, di raccogliere i loro protesti, di fare dei comitati civici di difesa di questi cittadini indifesi. Adesso è il momento di passare all'azione dal punto di vista legale, quindi di vedere le responsabilità di chi sono stati di quella situazione, e lo può fare solo la magistratura, di andare a sequestrare prima che questi li cancellino, perché state tranquilli che sono così vigliacchi che cancellano tutto, prima di andare a vedere queste cose. Qui l'indagine sul Ponte Morandi moltiplicata per 100.000, cioè devi vedere se ci sono state delle colpe, delle responsabilità, se qualcuno non ha fatto il suo dovere, ma se qualcuno ha fatto il furbo. Io mi chiedo, poi non lo so se hai tu notizia, cioè esistono dei giudici che hanno un minimo di coscienza in tutto questo? Cioè, a parte il fatto che comunque abbiamo visto, almeno quello che è successo qui nel Lazio, che c'è stato il TAR che per esempio ha annullato tantissime multe, insomma, che erano state fatte durante il periodo del lockdown con queste autocertificazioni, insomma, molte sono state poi alla fine pure annullate. Però io voglio dire, esiste secondo te un gruppo di giudici, di magistrati che sentono, se non altro, la coscienza di agire in questo senso, come stai dicendo tu stasera? Ma io sono molto molto pessimista, però c'è sempre un però, perché ci può essere in qualche angolo nascosto di questo paese, che non è alla ribalta dei telegiornali, dei giornali mainstream, eccetera, ci può essere un giudice o una giudice il cui papà, la cui mamma, la cui nonna, per caso, è passata per una vicenda del genere. Ecco, io senza augurare che nessuno abbia avuto dei morti per poter far sì che qualcuno si attivi, spero che ci sia una giovane giudice, una giovane magistrata, una giovane PM in un luogo sperduto di questo paese, che per disgrazia abbia visto spegnersi, abbia visto
venir meno una sua congiunta, un suo congiunto, un parente tanto caro. Speriamo di no, questo significherebbe che sia passati attraverso la morte, ma visto quello che è capitato a quel suo caro, visto il silenzio, l'omertà, i comportamenti strani di certi ospedali, di certi medici, delle circolari, eccetera, beh, mi auguro che questa giovane giudice, se c'è questo giovane giudice, si attivi non per una questione di tipo privato, ma per fare giustizia, affinché quello che lui riesce a scoprire, o attraverso il meccanismo di controllo, di rigidità che riesce a innescare, perché un giudice anche di una procura lontana può ordinare una perquisizione a Palazzo Chigi. Non dimentichiamoci che per Codogno il procuratore di Bergamo è andato a interrogare Conte, è andato a interrogare il ministro, è andato a interrogare il presidente della regione. Quindi basta, il giovane magistrato che è a Isernia, che è a Campobasso, dico dei nomi a caso per dire a Chieti, o che si trova in un'altra parte dell'Italia, che ha una coscienza, che ha una consapevolezza del ruolo che riveste e del potere che quel ruolo gli dà, che si attivi magari perché è stato toccato personalmente da una vicenda, da un parente, da un amico, ha visto quello che è accaduto, ha subodorato qualche cosa, quindi si attivi e glielo consente il fatto che in Italia c'è l'obbligatorietà dell'azione penale, se egli ritiene che ci sia un'ipotesi di reato la persegua, comincia un'indagine, se ha un procuratore capo che cerca di impedirglielo per ragioni, diciamo così, politico e di quieto vivere, passi pure questo giovane magistrato le notizie ai giornali, a un giornalista amico che naturalmente si impegni a non rivelare la fonte, ma attivi questo meccanismo. Vi ricordate quel procuratore di Trani che cominciò quell'inchiesta contro le nefandezze delle banche, dei derivati, dei titoli atipici, di tutte quelle truffe che si stavano facendo, poi lo hanno dovuto fermare, ma là si trattava di denaro, qui si tratta di una cosa molto 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 più grande e molto molto più grave se venisse accertata: la vita, l'incolumità, la sicurezza delle persone. Io quindi faccio appello alla coscienza, se c'è all'ascolto o se qualcuno conosce un magistrato o ha la possibilità di parlare con uno di essi, di fargli questo ragionamento, di dirgli: ma per quel tuo parente o per quella mia parente o per quella persona, non credi che queste cose che si sono verificate, che anche a te ti hanno insospettito, siano degne di essere oggetto di una indagine, di un'azione, di una iscrizione di qualcuno nel registro degli indagati, non per volere del giustizialismo, ma per cercare, per tentare finalmente di trovare in questo maledetto paese qualcuno che faccia il suo dovere e qualcuno che rispetti gli obblighi del suo giuramento, giuramento alla legge, alla verità, alla medicina e a tutto il resto. Perché nei programmi dei politici non c'è mai scritto, nemmeno dei sindaci, ma il primo dovere di un sindaco, il primo dovere di un uomo politico è quello di tutelare la salute pubblica, e qui siamo in presenza di tutt'altro che tutela della salute pubblica, siamo in presenza dell'offesa alla salute pubblica, della diffusione di morbi che hanno avvelenato e ucciso la salute pubblica. Speriamo che ci sia qualcuno che ha la possibilità, noi non abbiamo il potere di fare questo. Se noi facessimo un esposto, lo butterebbero nel cesso, non lo reggerebbero neanche, ci prenderebbero per matti, anzi ci indagherebbero per sovversione dell'ordine costituito, queste balle che ci sono per mettere a tacere gli oppositori o coloro che fanno il loro dovere. Speriamo che ci sia qualcuno che ha
il suo potere di firma è enorme, perché il magistrato può togliere la libertà a un cittadino, può rovinare un cittadino, può fare giustizia, oppure no, speriamo che ci sia in questo paese e che ci consenta di essere un poco più ottimisti di quanto la situazione attuale non ci permette di essere, purtroppo. Guarda, io, Gigi, sono molto contento, diciamo, di questo appello che tu hai fatto, perché è veramente molto bello. In un certo senso, anche attraverso una testimonianza che volevo un po' comunicare a tutti quanti coloro che ci ascoltano, estenderei anche l'appello, diciamo, anche ai medici, perché proprio oggi, guarda caso, diciamo così, parlavo con un mio amico medico, che poi tra l'altro è stato poi in uno di quegli ospedali del Lazio che erano stati adibiti a centro Covid durante il famoso lockdown. Adesso è stato smantellato perché non c'è più assolutamente affluenza, però lui lavora in ospedale e è preoccupato per la situazione, perché ha detto, mi diceva questo, cioè lui dice io non capisco perché da parte del governo vedo delle manovre inspiegabili, insomma. Lui diceva a marzo c'era una situazione diversa. Però praticamente lui mi dice questo, cioè che loro dovrebbero denunciare questa cosa, però lui mi dice siamo in pochi, dice io sono uno tra quelli più al corrente, diciamo, della situazione, ci rendiamo conto che non ci stanno permettendo di lavorare. Preciso, insomma, che poi lui tra l'altro non è neanche un medico che si occupa di virus, insomma, lui è un semplice urologo, è un urologo, per cui, insomma, lavora nella divisione, diciamo, di urologia. Però ecco, ho queste testimonianze, anche estenderei l'appello anche ai medici, perché certo, vedi, c'è un problema, perché loro fanno pure un giuramento, insomma, poi ecco, alla fine, sì, eh. Ma vedi, c'è un problema, che tutti questi medici, anche i più onesti, i più seri, i più coraggiosi, sanno di trovarsi di fronte poi a un muro di gomma, sanno di trovarsi di fronte o il direttore sanitario, o il primario, o il presidente della ASL, che sono tutta gente che è stata messa lì non per meriti o per concorso, ma per concorsi, certo, truccati, certo, e per ragioni politiche. Sanno che questi qui sono un'autentica mafia, che poi si eleva come un solo uomo contro questo medico che ha osato infrangere le regole, e anziché lavare i panni sporchi in famiglia lo ha fatto pubblicamente. Io ecco perché dicevo il magistrato, mi rendo conto che ci sono dei medici testimoni, ma poi si finisce nel solito imbuto, lo fanno passare per mitomane, lo fanno passare per un rompiscatole che si è arrabbiato perché sì, non no, ha vinto il concorso, invece è stato, cioè questo li minacciano di radiarli direttamente, esatto, sì. Sono riusciti a inculcare la paura, e questa è la vera dittatura sciocca e tremenda, la paura del cittadino nel far valere i propri diritti o nell'alzare il dito ed elevare una protesta o di mettere la sua firma in fondo a una denuncia, perché poi ti stroncano, ti schiantano, ti uccidono professionalmente e moralmente, ti rovinano, ti fanno trasferire, ti impediscono di fare la carriera che meriteresti, cioè sono... Questo è un paese che nel corso degli anni è passato nelle mani di autentici pagliacci. E quindi chi non è un pagliaccio, chi ha la schiena diritta, chi vuol fare il proprio dovere, viene messo in condizione di non farlo, perché viene sempre messo in minoranza. E la maggioranza è di questi lestofanti che truccano le carte, la fanno sempre franca, la fanno sempre, rimangono sempre impuniti, e quindi hanno buon gioco nel castigare, nel punire, nell'arrivare a criminalizzare invece magari un medico onesto, per bene, come questo tuo amico, che vorrebbe denunciare, che potrebbe denunciare, ma che sa benissimo che deve scalare una montagna per far sì che gli credano, per far sì che non lo sputtanino, per far sì che non lo rovinino, perché questi poi sono talmente vigliacchi
che sono talmente bastardi che se la prendono sempre con le persone per bene e contano sul magistrato amico, sul generale amico, sul colonnello amico, su quello nell'ufficio che deve occuparsi di una cosa e non se ne occupa. Queste piccole massonerie da quattro soldi, questi piccoli qua, 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 che con il loro operato quotidiano al servizio di questi farfaroni e questi delinquenti rappresentano la vera rovina di questo paese e quello che da anni ormai ha reso questo paese irrecuperabile e purtroppo anche grazie al Covid invivibile. Pensate un po', è anche invivibile, questa non è vita. Noi tutti rimpiangiamo quello che facevamo un anno fa, mai più avremmo immaginato di trovarci in una situazione del genere, mai più avremmo immaginato di trovarci ad avere paura di ammalarci, ad avere paura di fare un numero di telefono, ad avere paura di andare in un pronto soccorso col terrore di venire respinti o di essere tenuti lì in un corridoio sporco in mezzo ad altri malati per ore e ore. E questo è il punto della situazione, che è un cancro, non è un coronavirus, qui è un cancro che ormai si è diffuso in questo paese, lo ha divorato, non c'è più niente da fare per sistemarlo, non ci sono più gli uomini, non ci sono più i mezzi, non ci sono più le risorse, non c'è più, ahimè, la volontà, perché questi te la schiacciano la volontà, questi te la schiacciano la volontà, questi ti impediscono, come potrebbe capitare appunto a questi medici, che se sapessero che la magistratura funziona, che la giustizia esiste, che la loro denuncia viene presa in considerazione, lo farebbero. Lo farebbero di corsa. E infatti ci vorrebbero medici e magistrati. E infatti ci vorrebbe tutte e due, medici e magistrati. Ecco, ma trovami, trovane uno già, trovami una categoria, no, figurati due. Purtroppo la situazione è questa e non la risolvi certo con quattro cassonetti rovesciati in una piazza. Assolutamente. Va bene, io direi che forse grazie. Per questa sera possiamo anche chiudere qui, possiamo, no Stefano? Possiamo andare a casa poco tranquilli, sì. Adesso ci facciamo un drink per tirarci su se si può ancora oppure no, ecco. Ma forse è vietato anche a casa, non lo so. Ma vabbè, ma tanto. Niente, andiamo a Milano Marittima al Papete, forse ce lo facciamo. Se sono aperti, sì. Andiamo con la tessera, se con sono la tessera aperti, sconto. Sì. Stai tranquillo che quel modo lo trovano, quello del Papete, sì. Lo sapete, no? Che lo ha messo parlamentare europeo, quello lì del Papete, no? Lo sapete? Mi mancava. Il proprietario del Papete era parlamentare europeo, certo, li scelgono tutti per concorso, guardate che io ci ho lavorato alla Padania e me ne sono andato perché avevo un gravissimo problema ai loro occhi. Sapevo leggere e scrivere, cazzo, non possono sopportarti. Se tu sai leggere e scrivere e far di conto, è finita. E cazzo, metti in luce la loro inadeguatezza. E quindi il Papete va benissimo, parlamentare europeo, il Papete. Non hanno messo Borghezio, ma hanno messo quello del Papete, capite? A Borghezio gli girano le scatole, perché ha rischiato di buttarlo giù da un treno. L'ha mandato in giro a fare delle parti tremende, a fare le parti di quello che voleva fare delle cose, vi ricordate quando c'era la cosa che voleva misurare i piedi, l'iride delle pupille, che è una cosa che negli Stati Uniti quando entri la prima cosa che ti fa nell'esame oculare, no? E vedi, non hanno nemmeno, c'è mica Borghezio. Quindi non hanno candidato Borghezio, ma hanno candidato e soprattutto fatto eleggere il proprietario del Papete, anche lì per i tagliatori del capello in quattro, quelli che qualunque cosa faccia salire, andare a cercare nome del proprietario del Papete, elenco dei parlamentari europei, emolumento del Papete, il proprietario del Papete se ne sbatte del Covid, tanto lui prende 16.000 euro per andare due volte al mese a Strasburgo a scaldare una sedia, il proprietario del Papete, vedete che lezione c'è. Pensate nella zona di Milano Marittima, tutti i medici per bene che potrebbero ambire a un ruolo di parlamentare o di cosa, che vedono che per diventare
europarlamentare ti basta essere amico di Salvini, ospitarlo al Papete, fargli conoscere due o tre sgargole romagnole e fargli dare due colpi a destra o a sinistra dopo averlo inciuccato di gin tonico di Mojito. Pensate l'avvocato, il presidente, il notaio, come venivano scelti una volta i candidati alle elezioni, che dice: cosa faccio? Mi arruffiano Salvini la prima volta che viene qui nella zona e lo porto a mangiare della piadina in qualche posto rinomato e con la speranza che mi metta in lista e mi faccia eleggere a Strasburgo, oppure me ne sto per i fatti miei a casa mia e me ne sbatto le palle? Ecco, il paese dove ti portano a sbattertene le palle perché non vuoi andare a fare il leccaculo, il leccapiedi, il portaborse o il portaborsette del Salvini della situazione. Ma dico Salvini, ma poi sei Di Maio, cioè io vedo la gente. Tanto è, 5 Stelle, è una pratica diffusa ovunque. Ci sono dei curriculum che ti sì, spaventi, sì, no? Infatti. C'è quello della Sardegna che grida, c'è quell'altro. Beh, lì, ma vedi della gente che dici: ma cavolo, ma questi qui, capisci? Ma è qui ormai non si può più neanche dire una politica lombrosiana, perché ti passi per razzista. Per esempio, una cosa che funzionava fino a qualche tempo fa era la Chiesa, no? Ma se faccio una domanda a tutti voi: se si presenta a voi nel vostro luogo di lavoro, voi siete un imprenditore, un commerciante, dovete assumere una persona, se si presenta una con la faccia della Ciaui oppure di quell'altra lì, la sarda, come si chiama, questa del caso Becciola, Mangione, ma, questa che hanno poi dei nomi, dei cognomi che non so dove arrivino, questa qui ultima del caso Beccio, come si chiamava, questa qui dei servizi segreti che gli accreditavano 500.000 euro alla volta, ecco, ma le vedete in faccia così, no? Automaticamente uno mette la mano al portafoglio temendo che questa gli porti via dei soldi, no? Dice: questa qui è venuta qui per rubare. No, no, questi le assumevano, gli davano soldi e in più le mettevano. La Ciaui l'avevano messa a studiare la riforma dello IOR, cioè a studiare la riforma delle finanze del Vaticano. Ma vi rendete conto? Questa qui l'avevano messa lei a creare la rete di intelligence del Vaticano in giro per il mondo. Ma questi cioccano veramente, ma questi qui non lo so io cosa succede, perché o li beccano per pedofilia, oppure li beccano che si fanno imbesuire da queste qua, perché poi e più si fanno fotografare, dicono la messa con queste qua vicino che fanno la comunione, ma per forza poi uno diventa musulmano con quelle degenerazioni lì che ci sono state oggi, meglio non dirlo questa cosa qui. Ma per forza la Chiesa Cattolica perde la clientela, diciamo così, in termini di marketing, per forza, perché gli esempi che ti arrivano sono degli esempi allucinanti. L'obolo di San Pietro, tutti questi casini del Monsignor Beccio, che cosa comportano? Comportano che quando sei in chiesa e passa quella vecchiettina con la borsina, col sacchetto per chiederti l'elemosina per la chiesa, tu non gliela dai. Perché dici: qui l'obolo di San Pietro va a finire alla Ciaui e a quell'altro dei servizi segreti. E io quindi non te li do 5 euro, 10 euro. Non te li do più. Non te li do più perché l'esempio che mi avete dato non è confortante. Non so questi soldi dove andranno a finire e se davvero serviranno a pagare delle minestre per i poveri o per coloro che non hanno i soldi per il sostentamento, oppure se andranno a finire a qualcuna di queste tipe strane che si sono messe a frequentare anche i sacri palazzi, evidentemente con successo, perché il messaggio che passa è che ce ne sono altre mille di Ciaui in Italia, che dice: non so più sbarcare il lunario, non ho un impiego, che lavoro faccio? Posti di lavoro non ce ne sono, c'è la crisi, mi presento in Vaticano e gli dico la cosa più incredibile del mondo, cioè: sono venuta per aiutarvi a ristrutturare le finanze del Vaticano. E questi la prendono. Il bello è che questi la prendono, mica dicono il curriculum, la laurea. No, 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 no. Basta che tu c'hai l'entratura giusta, la raccomandazione giusta, ti assumono in Vaticano per studiare la riforma dello IOR, che non ci è riuscito neanche
il cardinale Marcinkus che arrivava da Cicero e diceva: guardate che io non ho paura di nulla, gli diceva il cardinale Marcinkus. Perché? Perché io da bambino avevo mio papà che mi raccontava che cosa faceva tutto il giorno. Che cosa faceva suo papà? Era l'autista di Al Capone a Cicero, e quindi con quella scuola lì, figurati se con Marcinkus si sarebbe fatto fregare dalla Ciaui. Ma figura, deve ancora nascere adesso, peccato che sia morto il cardinale Marcinkus, pace l'anima sua. Però, per dirti, prendevano quello che veniva da Cicero. Lei da dove viene? Da Rovisondoli? No, non va bene. Lei da dove viene? Da Marsiglia, andiamo già meglio, zona del porto, sì, perfetto, assunto. Lei da dove viene? Cicero, paese di Al Capone. Ah, referenze, mio papà che lavorava l'autista privato di Al Capone, assunto, subito. Che cosa le diamo? Certo. Le diamo da occuparsi del Banco Ambrosiano. Ecco, capisci? È così, no? Quindi hai voglia lì, Bergoglio, se fa il tweet sui morti di oggi. Sgozzati, Bergoglio c'è da pensare a sistemare lo IOR altro che degli sgozzati, figurati. Va bene, anzi va male. Okay. Buonanotte. Buonanotte, buona Gigi. Buona serata, alla prossima. Grazie, alla prossima Gigi. Volta. Contiamo di sentirti. Grazie di sentirti presto. Grazie di essere tornato con questa carica, perché ci eri mancato. Ci sei mancato. E quindi. Ora sei tornato veramente più forte di prima. Come diceva un noto filosofo, ahimè dimenticato, il professor Gianfranco Funari di Trastevere, noto, perché qui sono tutti professori, virologi, cioè qui i virologi massimi di questo paese. Vi ricordate qualche settimana fa quando si sono riuniti tre virologi di fama internazionale che rispondono ai nomi di Sgarbi Vittorio? Poi chi c'era? Briatore Flavio, e ce n'era un altro di questi sciamanati che hanno stabilito che il Covid non esiste. Cioè, qui sono forti, sono come quelli del il Covid non esiste. Io, per esempio, facciamo un ultimo appello, stasera abbiamo fatto tanti appelli, finiamo sorridendo, altrimenti. Se qualcuno è riuscito a mettere le mani sul libro mai uscito, scritto dal ministro Speranza, che doveva uscire in questi giorni, che diceva com'è il titolo Ce la faremo, oppure sì. Il virus è stato ritirato però queste copie, vedi che ritorna come i samizdati in Russia ai tempi dello stalinismo. Se qualcuno nella tipografia dove è stato stampato questo libro, diciamolo a voce bassa, se qualcuno se la sente di farcelo avere, così noi possiamo leggerlo, raccontarlo e diffonderlo, perché non vogliono farcelo leggere, quindi diventa ancora più pregiato, perché uno dice chissà cosa contiene, allora lo faccia, ce lo mandi, cerchi di trafugarlo, non facciamo ricettazione noi se ce lo mandate, però abbiamo il diritto di sapere, vogliamo sapere, i miei libri, il bello è che non si trovano e quindi sono ancora più pregiati. Questi credevano di farmi un torto, ma rendendoli introvabili mi hanno fatto una pubblicità in diretta fantastica, perché uno dice ma cosa c'è scritto lì che questi non vogliono che noi lo leggiamo. Allora lo cercano, mi scrivono, mi si mettono in contatto con la mia mail e tutto. Allo stesso modo, se qualcuno in qualche libreria, diciamo a voce bassa, così non sentono in maniera molto carbonara, se qualcuno in qualche libreria oppure in qualche tipografia ha avuto modo di entrare in possesso di una copia del libro del ministro Speranza, quella che riguarda la vittoria contro il Covid, perché lui cosa ha intitolato, non so se vittoria, una cosa, cioè adesso poi cerchiamo il titolo, ma è una roba da spararsi, si è sparato su un piede, per favore ce lo faccia avere, gliene saremo grati, e soprattutto lo divulgheremo urbi e torbi insieme al messaggio del Papa. Speriamo che ci sia, oltre al tweet, speriamo che faccia un qualcosina di più riguardante gli sgozzati poverini di queste ore e di questi giorni. Va bene? Ci accontentiamo anche di un PDF. Ci accontentiamo anche del PDF, sì. Poi va bene. Anche senza copertina. Subito la mail da cui è arrivato, sì, anche fotocopie, tutto accettiamo. Okay, basta che ce lo mandiate, perché
È troppo, troppo importante leggere in che mani siamo davvero, cioè leggere in che mani siamo. Adesso poi ce lo cerchiamo, adesso vado a vedere come si chiama, perché c'è un titolo. Il titolo dovrebbe essere: Perché guariremo dai giorni più duri a una nuova idea di salute. Ecco, quello lì è già il titolo perfetto. Perché guariremo, senza il sottotitolo, è già la dimostrazione che questo qui ha capito tutto. Questo qui aveva capito tutto, tenendo conto anche dei tempi tecnici, per cui lui l'ha scritto qualche settimana fa, prima di stamparlo, eccetera, esatto. Ci è voluto. Allora, questo qui aveva capito tutto, perché il titolo è, grazie Stefania, che in tempo reale ci hai dato questa cosa, Perché guariremo? Pensate un po', il ministro della salute in Italia ha scritto un libro, Perché guariremo? Te e tua sorella bisognerebbe aggiungere nel sottotitolo, Perché guariremo? Te e tua sorella non è italiano, perché guariremo, poi c'è te e tua sorella, perché guarirete te e tua sorella, perché lui e tua sorella guariscono, sicuro, figuratevi se arriva, questa sorella del ministro della sanità, questo poi c'ha un nome, Speranza, pensate, Speranza, l'hanno messo quelli di Leu, per cui poi, invece di mettere Bersani o Grasso o la Boldrini, hanno messo Speranza. Perché il PD gli ha detto no, grazie alla Boldrini non vanno bene, no? troppo. Sileri troppo si defila, hai visto? Sileri si defila, sì. Sileri, che è uno dei più seri, almeno si presenta bene. Lui, comunque, sì, rispetto ad altri, sì. Lui si sta defilando, comunque. E si sta, adesso c'è la Parazio Culis, perché poi c'è l'evoluzione. Non c'è nessuno che ammetta, morire che ci sia uno che ammetta: signori, vi chiedo scusa, ho sbagliato, ho preso delle decisioni, anzi no, ho fatto delle valutazioni. Ma se quello, non solo non chiedono scuse, non dicono si sono sbagliati, ma ti scrivono un libro, Perché guariremo, vuol dire che siamo lontani mille miglia dalla presenza di uno appena normale. Qui bisognerebbe andare sulle montagne della Sardegna, dove ci sono quei pastori che non hanno contatti con nessuno perché non leggono internet, non c'hanno Twitter, non c'hanno il telefonino, portarli giù, e loro sono completamente non infettati, non dal Covid, da questo morbo che impregna l'Italia, l'ignoranza, che è la malattia inguaribile. Questa non c'è nella vaccinazione, nella tachipirina, niente, l'ignoranza. Uno guarda il curriculum di quelli seduti in Parlamento, dice: a proposito, avete mica più sentito parlare dell'applicazione del referendum che abbiamo vinto sulla diminuzione dei parlamentari? Ne avete più sentito parlare di questa cosa? No, no, vero? No, è sparito. Niente, è vero? Passato in cavalleria. Un'altra bella forma di contagio quella lì è stata, vi ricordate? C'è stata una percentuale altissima con la gente che è andata a votare, per cui figuratevi nei seggi, nei circoli, nel presidente di seggio, gli scrutatori, la scatola, le biro, le matite, le cose. È il paese della matita questo. Questo è il paese della matita. Vai avanti con la matita. Bene, grazie. Grazie e buona serata a tutti. Grazie a te, Gigi. Alla prossima, ciao. Alla prossima. Ciao. Bene, allora ragazzi, vi lasciamo con questo bel brano di Giorgio Gaber. Io auguro la buonanotte a tutti, per tutti, cominciando da Stefania chiaramente. Buonanotte. Buonanotte, buonanotte a tutti. E ci chiudiamo appunto la puntata con questo bel brano di Giorgio Gaber. Io non mi sento italiano. Ci sentiamo giovedì prossimo, grazie ancora a tutti.